Ciao ragazzi, benvenuti, scusatemi il ritardo, ma vi avevo detto che avrei attaccato più tardi oggi. Quest'oggi Kaizo V con il buon tuono, fatemi spammare tutto quanto. Ho avuto, oggi avevo lo psicologo alle 14 ragazzi, quindi non era credibile arrivare in live in orario. Benvenuti. Allora, ne approfitto, spammo subito la live. Poi dopo andiamo a rompere i coglioni a tuono. Oggi giochiamo un po' alla Kaizo V con lui. Giusto perché mi ero promesso di giocare la Kaizo V con tuono. Poi dopo con la Kaizo V ci rivedremo penso la prossima settimana. Comunque vorrei una volta a settimana magari portarvela. Anche perché voglio dire, adesso che abbiamo tolto, diciamo, come appuntamento Ultraluna, visto che abbiamo vinto, e che possiamo ridurre gli appuntamenti con Nero 2, secondo me c'è spazio per una live una volta a settimana. Come va ragazzi, tutto bene? Stasera finisce Pokewood? No, ma mica finisce il Pokewood. Allora, stasera con il Pokewood facciamo c'è scritto una cosa importante su Discord, appena puoi leggila. Lo scrivi in caps così. No, non ci interessa che vediate Discord. Aprilo di qua. Ah, minchia, un audio però. Oh sì! Ma posso farlo anche post live? Oh, Mick sì. Batto è urgente. Zero sottolineatura, Indra ha rinnovato l'abbonamento per 19 mesi. Immagino ciao, sia grazie. Legato all'ordine, abbonamento, no? Di ritorno dalla Cina. Grazie, Indra. Wow, è stato in Cina. Grazie per il 19esimo mese. Lo sai che l'ultima persona che è stata in Cina ed è tornata a gennaio nel 2020 non ha fatto... non è entrata nella storia come un buono, ma come un villain, vero? Com'è andata, dai? Spero che sia andata bene. Anche post live, ok, va bene. Spero di ricordarmi. Se rimani fino alla fine della live, ricordamelo, eh? Io, sai che è un attimo a dimenticarmi. Oh, mi sa che devo rimettere a posto i comandi, però... Eh sì, decisamente. Perché non me li fa modificare? Bro, ok. Datemi un secondo che sistemo tutto. Vi dicevo, insomma, adesso che secondo me comunque abbiamo archiviato un po' di serie, partiamo con Radical Dread, ma Radical Dread lo terrei nell'arco di due live, direi, alla settimana. Se ne faccio una sul Pokewood, a quel punto significa che abbiamo lo spazio per, diciamo, una stream in più, che potrebbe essere per l'appunto la Kaizo. Vi stavo anche dicendo che questa sera con il Pokewood, realisticamente, oh sì! Grazie per le sabbre, che adesso arrivo. Oh sì! Grazie Anxamastar per il 22esimo mese, messaggio passo gigante. Passo per risubbare per un saluto veloce, che sono in sessione e devo studiare per un esame. Appena finita la sessione conto di recuperare tutte le live del Pokewood che purtroppo non ho potuto seguire in live, sei un grande fra. Buono studio, grazie mille per la sub. Buono studio, buona sessione. Dicevo, stasera con il Pokewood facciamo probabilmente tutto l'evento di N, ovviamente non in hardcore Nuzlocke, andiamo ad affrontare N per poi catturare Zekrom in maniera tale da avere Zekrom per una delle varie scene bonus, così la facciamo. E in più facciamo il film che ha... o il film di Fantasilvestro, così poi possiamo andare a Mistralopoli o qualcos'altro, adesso vediamo. Comunque, l'intro è stata eseguita, Discord è stato aperto... Provo a scrivere a tuono e magari ci siamo. Dove cazzo è tuono? Non mi ricordo mai come cazzo si chiama su Discord quello. Ma va a fare nel culo, va. Mi ricordo. My Thunder si chiama. Anzi, aspetta, facciamo che prima registro la storia di Instagram, così non gli caghiamo i coglioni in live e poi dopo andiamo. Ale. Sta per partire il live train dorato. Siamo dei mostri. Ma io non ho ancora capito che cazzo è live train dorato in tutto questo. Vabbè, detto questo, storia Instagram. Ci siamo. Signori, siamo in live in questo momento con un po' di Kaizo V insieme al tuonello
Giochiamo, chiacchieriamo. Probabilmente chiacchieriamo anche della mod. Ci scambiamo pareri, bocchini. Quelli forse no. Vi aspetto in live. Sono il più grande intrattenitore d'Italia. Comunque, ieri eravamo un botto in live, regà. Ieri abbiamo ittato i 700 spect. Si vede proprio che la Kaizo tira ancora. Stasera sul Pokéwood saremo 425.000. Stasera sul Pokéwood saremo la radice di 3. Che bello. Sti cazzi, andate a fanculo voi tutti i Kaizers. Dovete fottervi il culino. Curioso di vedere come andrà Radical Red venerdì. Secondo me, predict su Radical Red su come andrà. Prima live avremo 500 spettatori, 500-600. Poi dopo però la serie si afflosserà perché è una serie di planning, quindi poi la gente sparirà. Ma chissà, magari mi stupite. Allora, Ale Kaizo V con chiocciola di Thunder. Che ha cambiato immagine e profilo ed è inquietante ora. Ale, storia Instagram andata. E adesso scrivo a Tuono. Gli dovrei mandare anche lo squad stream. C'è un mod in chat? Sì, ma mi sa non di quelli che hanno il diritto di mandare lo squad stream. Quindi datemi un sec che vado immediatamente. Oh, voi state vedendo Twitch, lol. Non so neanche che cosa c'era in home Oh page, sì! posso dire? Oh sì! Fatemelo Oh sapere. sì! Andreas96 ha Grazie rinnovato Andreas l'abbonamento per per il 14 mesi. quattordicesimo Pipus. mese. Grazie per il Pipus. Non mi ricordo più. Sta per partire. Anzi, no, è partito il K-Train Dorados. L'Eldorado è partito. Allora, io non mi ricordo più niente. Gestore streaming. Ok. Streaming congiunto? No, streaming congiunto non è lo squad stream, però. Ah, ma cazzo, ma me l'ha già mandato Tuono? Ma che matto. Ah, sono un pagliaccio. Vai, perfetto. Ah, sono un pagliaccio. Tuono aveva già mandato ogni cosa. Prima nel mentre, Eccomi, ottimo, vado. ecco. Ecco il crappianti, Porca di Buscaz. quella troia, che audio! Oh sì! Oh sì! Aspetta un attimo. Oh sì! Fenguru ti ha Madonna, che hai regalato a perforato Davide le orecchie. Parla ora. sottolineatura Koyan un abbonamento. Prova, Fenguru gift dati a Run sub tuo Molto, Davide molto sottolineatura meglio. Koyan. Molto They meglio. have given 1612 Sei gift entrato, c'è subs stato in un the time. rape clamoroso. C'è la chat che ha avuto un infarto cosmico. Tocca, Oh, tocca. come va? Come stai, crappone? Bene, bene, bene. Un po' che non ci si sentiva Zero comunque. Siete in sottolineatura sfondo? Indra Sì, qua 25. su La Cina è una gran Discord. Eh sì. Ci Eh sentiamo sempre il crappone, poi passiamo all'urcarlo l'altro. Però era un po' che non ci sì, si eh sentiva. Se non si sì. faceva una cop stream. E Quale miglior momento che il nuovo anno per che non il tornare nuovo in anno è la squadra? Kaizo V, cazzo. Ma tu hai già Esatto. fatto Nella una strada che c'è. run? Tu hai già fatto una run? Per run, cosa intendi? Sono arrivato alla terza palestra, Massimo. Ok, Se sì, quello io sono intendi. morto alla famiglia Vinci. Io sono morto con un Dusk Noir alla famiglia Vinci, imbarazzante. Ma io con un Blaziken di ieri, oltretutto aveva speed pari a livello, però era fortissimo perché aveva sia Sacred Sword che Fire Blast, quindi aveva Cioè, doppia lentissimo stab. quindi, no? Sì, molto lento, però stats ottime con doppia Figo, stab. ci Cioè, sta. più che altro ci sono Psy Strike, Sacred Minchia, Sword, sì, no, cose non simili. Oh esci più. sì! Non esci più con un Oh combo sì! del genere. Oh sì! Cannone, Cannone ha grazie regalato per la un nuovo sub regalata. Pandemic. Fengurus, grazie per la No, sub regalata. stavo parlando Davide, di Indra, cosa grazie avevo per i fatto a Capodanno, 25. quindi lo chiedo a te Contento per cosa hai la fatto a Cina. Capodanno, Crappo. Cosa ho fatto a Capodanno? Allora, il mio Capodanno è stato incredibile, nel senso che di base sono andato a casa di un'amica, ci siamo stati in sette. Siamo divertiti come degli idioti. Abbiamo fatto i tornei di Mario Kart. Questo era il livello. E io, il Bellissimo, momento bellissimo. top del mio capodanno. Intanto, chat, datemi dei feedback sull'audio, se la musica, Ah, tuono. ti interrompo un secondo, voglio ricordare a tutti, sia la mia chat che quella di Creepy, che c'è lo squad stream, quindi se andate Bravo, sotto giusto. o la mia live o quella di Creepy, potete cliccare via squad streaming, seguire entrambi e followare anche l'altro canale se già non lo fate. Quindi se quelli in chat da me vogliono followare Creepy e ancora non lo fanno, lo facciano e viceversa, potete seguire entrambe le live una sopra l'altra nella stessa schermata. Quindi dateci un occhio, abbiamo avviato lo squad stream e vedete, Vai, insomma. posto. No, il mio primo ricordo. Allora, l'ultimo ricordo del 2023 è questo mio amico che si prende a bottigliate sul pisello. Minchia. Fortissimo. Perché la sua ragazza lo stava prendendo in giro. Lui ha iniziato a tirarsi le bottigliate sul pisello mentre scadeva il countdown.
Il mio primo ricordo del 2024, lui ha casciato dal dolore perché ha esagerato. Questo per dirti che è una serata che mi riporterò nel cuore. Minchia, cioè, le scene quelle stupende. Cazzo. È una serata che mi porterò nel cuore. Comunque, adesso sto. Io ho fatto, te lo dicevo, quella run con. Fatto una run con un Dusk Noir. Io ho fatto un out con Sol Rock. Il mio primo out è stato con Sol Rock. Cazzo, mi è crashato. Ah, sì. Sì, ma perché quello, a parte che ho visto l'inizio dell'arancia prima che facessi Brock, e poi me l'avevano detto in chat il giorno dopo, fanno al crappone è saltato una run con Icaroc 2, Tokyo. Sì, 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 esatto, lui. Poi sto giocando un pochino adesso, oh, sì. Vediamo un po' che succede. Comunque alla fine stavo pensando di portarla Mizuki tipo una volta alla settimana, perché è molto bella. Canale. Sai cosa ho notato? Che i try vanno via veloci, cioè se li perdi sei già di nuovo alla borsa, quindi ha... L'hanno riprodotto molto bene Nicole, l'effetto rosso fuoco, secondo me. Bellino il treno dorato. Non so se l'ha fatto anche da te, ma grazie mille Fangoruz del 10 sub gift. No, non l'ha fatto. Ok, non l'ha fatto adesso. Perché io sai perché ho detto questo? Perché mi ricordo il giorno che grazie, noi Fengu. Avevamo fatto... Ti ricordi il giorno che avevamo fatto io, te e Ago la call dove grazie, parlavamo Nicole, della Kaizo? Parecchio tempo fa. Sì, 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 certo. Mi ricordo che Fangoruz ne aveva giftate 20 in contemporanea, oh, sì. Tutti e tre. Oh sì, è vero, è vero, è vero, oh, sì. È vero. 20, madonna mia, perché Fangu è un pazzo. Per 9 mesi. Buon pomeriggio, Grappo. E forza. Grazie, grazie, gentilissimo. Sai cosa stavo facendo? Ieri, non so se te la sei persa. Intanto, chat, grazie a tutti per le sub, vi recupero poi col tempo, perché altrimenti qua non riesco a parlare con tuono. Tra l'altro, livello K dorato, treno K dorato, livello 5. Vorrei dire che abbiamo Merda. Fatto del sesso, ma abbiamo fatto del sesso. Questo qua è un flex disumano, cioè flex disumano. No, non so se te la sei persa ieri, ma io stavo per fare out con un Togetic. Ok. Avevo Togetic con speed tipo appena sotto due volte il livello. Stab di Air Slash. Stab Relic Siro Chant. 25. Tocca donare gli ultimi bits per votare. Non mi ricordo quale altra mossa, ma era tipo Sacred Sword. Aspetta, Relic, quella lì è una normale speciale. Normale 70, può far addormentare, la specifica di Meloetta. E Sacred Sword, attacco speciale, tre volte il livello. Un mostro mai visto. Solo che sono arrivato davanti alla palestra di Petra e mi è arrivata una Shining Stone. Ho visto che dalle evoluzioni dava Meloetta probabile, ho provato a gridare. Minchia, si è evoluto in un Buffalant che aveva 25 in attacco e 25 in attacco speciale al 19, l'ho buttata. Ok, ok. Stavo un attimo nel mentre che raccontavi sistemando l'eco, ma era colpa mia perché c'ho le cuffie aperte, quindi si sente anche fuori dalle cuffie, le tengo molto alte. Sono uno che tiene la roba altissima fino a Beh, per questo che poi dopo i vicini ci ammazzano di botta. Tu scherzi, ma io qua a Voghera ho ricevuto una lettera. No, davvero? Dal vicino. Sì, sì, a Bologna c'ho quattro lettere ricevute, ma quelle proprio fatte in maniera formale. Questo qua mi ha lasciato una lettera qua a Voghera, che sono della ragazza, mi ha lasciato una lettera attaccata alla porta. Oh sì, tipo a minaccia, no? Sottolineatura schiaro, ha regalato uno abbonamento. Sì, sì, mi fa prenderò conseguenze se non la smetti di gridare, che pazzia. E quella lettera lì mi era lasciata attaccata la sera che ho trovato, non so se te la ricordi, ma un giorno spacchettavo con Poli. Ah, un Charizard God nel Charizard, doppio, sì, qualcosa ricordo. Dio buono, mamma mia, follia totale, cioè proprio non apprezzato dal vicino che ha deciso che poi il vicino mi ha detto che c'è il padre carabiniero, ha detto aspetta okay, facciamo che non faccio casino davvero. Esatto, cioè forse il treno veniva malissimo, cazzo. Bello. Vabbè, no, sai che a me non è mai successo invece, curiosamente. Ma vaffanculo. In realtà a Bologna una volta facevo molto caos, ma poi da tipo due anni, come se i pannelli fanno assorbenti vicino. Si sente di meno. Io ho sempre avuto abbastanza un po' di pannelli in giro, quindi. Sì, sì. No, io ce li ho da due anni ed effettivamente fa molto. Adesso ho la fortuna di aver preso comunque lo studio, che è un blocco a parte, no? Non è isolato, non ho vicini veri e propri. Sì, quindi. Sì, sì. Top, posso. Ieri a mezzanotte ho tirato di quelle urla che se non mi denunciano. Se non mi hanno denunciato ieri, non mi denunciano più. Grazie, Schiaro, per la sub. Intanto, oltretutto, cazzo, una volta ci dobbiamo beccare anche Milano. Ci siamo beccati varie volte Bologna, ma. Se sali, io di base, io in. Se Trenord non trolla, in 30 minuti sono a Centrale. Ah, beh, io uguale da qua. Cioè, da qua a Voghera. Eh sì, per forza. Tu prendi il. C'hai l'Intercity da Voghera, no? Anche. Sì, 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 sì. Quello ogni tanto ci passo quando vengo sulla Toscana, prendo quello.
Sì, è terribile, Voghera, cioè proprio peggiore città mai vista, ma questa è una roba, questa è una roba a parte. Allora, io ragazzi vi ricordo again, squad streaming, quindi se volete seguire potete seguire entrambi nello squad streaming, vi cambio la schermata e vogliamo fare qualche bet esotica, tipo il primo che passa Brock riceve una sub gift dall'altro, tipo una roba Dobbiamo del genere. provare, eh? Dai, ci sta, ci sta, ci sta. Però aspetta, allora, aspetta, cestino questa run e avviamo assieme per bene. O sei già in run anche tu? Stai No, scoutando? io ho resettato, ho resettato, ho No, aspetta resettato. che Sono resetto try 1, ho anch'io. resettato. Vai, vai, io sono al try 3, ma va bene lo stesso. Cioè, consideriamo come se fosse 3. uno. Vai, va bene, ci sta, ci sta, ci sta. Apprezzo questa idea. Vai. Vai. 3, 2, 1, si parte. Vai. Crapo. Va Prima che bene. passi Brock. Cioè, ora il tryhard per una sub gift. Adesso, Follia, per quanti euro tassati? cazzo. Cioè, voglio dire. Minchia, pazzesco. Tryhard più imbarazzante di sempre. Cazzo fa pickpocket pure? Stile di Quella è pickpocket. antifurto, se non sbaglio. Oh, non mi ricordo come si chiama in italiano. No, pickpocket non è anti. Cos'è pickpocket chat in italiano? Io calcolo che sui nomi delle abilità. Arraffalesto è quello che ruba gli item. Forse c'è più probabilità di trovare item. Mi ricordo come funzioni questa abilità. Non è un'abilità particolarmente utile nel caso ti possa interessare. No, 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 sì, nella Kaizo non mi sembra. Magari ho poi. Ci sono quelle No, no, no. cose che fa merda qua nella Kaizo, poi Vabbè, nella. sì, no, quello sicuro, certo. Del resto la Kaizo è C'era tutto tipo un una metagame tutto mossa suo. l'altro. Quale C'era una mossa? mossa l'altro giorno perché avevo fatto la. Adesso sì, adesso ti spiego. Ho fatto tipo la review delle mosse che poi ho Ok. ricaricato su YouTube. Allora uno su YouTube mi diceva: c'è sta mossa che era rotta in competitive, tipo quella che trasforma il type del Pokémon che hai contro in acqua. Soak. Almeno lui. Non so se mi sei Inondazione. mai giocato in competitive. Sì, Sì, non sì, sì, sì. so se mi hai giocata. Lui l'ha scritto nei commenti, quindi boh, ho detto ok. Vabbè, no, si giocava. Non mi Rottissimo. ricordo come si giocava Soak in realtà. Però sì, so che. Credo nel meta di Quinta fosse interessante. Io ho trovato un Golbat Merda, interessante. No, minchia, non l'ho evoluto! Che testa di cazzo! crappo, ma è la tensione per la sub gift in palio per caso che porta questi errori. Vabbè, ma ho Mamma mia. fatto doppio miss di un 85. Va bene. Oh, quest'anno però cazzo ci andiamo a Imola a vederci la Formula 1, Io stavolta, dovrei cioè. avere il biglietto. Io dovrei avere il biglietto. Eh sì, cazzo, ti ricordi l'anno scorso che ci dovevamo andare, poi c'era Ci stato hanno scammato. C'è stato l'inondazione. il Gran Prix. Il mondiale di canoa. Hanno fatto. Infatti, cioè, minchia. No, no, Quest'anno, se terribile. Però riparo. in teoria ho convertito il biglietto. Quindi ci sono, Imola. E cosa ne pensi della Formula 1 quest'anno, secondo te? Cioè, cosa. Ma Sei allora, sicuro io di un sono uno di po'. quelli che è convinto che fino al 2026 Verstappen non lo fermi. Però bella, cioè, nel senso, se ce la fanno, top. Vabbè, O sì. magari sicuramente non Sì. nel 2024, magari nel 2025 tipo Mercedes o Ferrari si avvicinano un po' e magari sa mezzo giocano, però la vedo, mia, sì certo, Latias sicuramente lo prenderò. McLaren, come la vedi? Zero proprio No, no, McLaren. beh, no, no, per carità, no, loro sono la terza, come o Red Bull o sì, c'è cioè, o Mercedes o Ferrari o Aston Martin. Io faccio la call pronto a essere flammato quando vinceranno il campionato, ma secondo me Aston Martin è stato proprio un fuoco di paglia. Cioè, Ma secondo me il prossimo secondo anno me è la sì. quinta forza fissa. Mi spiace Ma perché sì. a me vedere Alonso vincere il mondiale a 100.000 anni gaserebbe, però. Quello chiaro gaserebbe, però anche già quest'anno ha fatto bene la prima parte, no? Già dopo la metà Sì, della. sono morti, completi. Cioè, sono completamente morti. Si stava Completamente riprendendo collassati. Mercedes, poi ha fatto l'ultima gara male, però sì, secondo me sono Mercedes e Ferrari che possono fare qualcosa in Sì. caso. Cioè, Ferrari, bisogna nello vedere. specifico, li ho visti bene. Cioè, le ultime gare andavano proprio forte, forte, forte. Secondo me, se migliorassero a livello proprio di. Se fossero un po' più costanti sulle strategie, perché a volte fanno anche bene, però. Cioè, Hanno dovuto. obiettivamente il mondiale. Tra l'altro, anche Mercedes quest'anno ha fatto veramente cagare con le strategie. Eh? Sì. Quest'anno Mercedes ne ha buttate in vacca un bel po'. Ma è vero, cosa che di solito gli anni prima, cioè Mercedes è una di quelle case che non sbaglia mai un cazzo a livello di No, strategia. quest'anno ha trollato parecchio. Secondo me hanno testato anche cose, cioè Può c'è da dire, essere, può sì, essere, sì. me lo ricordo molto spesso, magari gomme bianche non da mettere palesi, cioè che proprio Pirelli diceva che non Non vanno messe dove le hanno fatelo. trovate. Sì, esatto. Può anche No, darsi. sì, quello è vero, comunque. Però vedremo prossimo anno. Sì, è vero, Guarda, quest'anno sì. Ferrari è andata abbastanza bene con le strategie, però alcune le hanno trollate, probabilmente anche lì per testing, però diciamo che
diventassero proprio un po' più costanti ovunque, perché tipo ci sono delle gare che sono capolavori, tipo Singapore è un capolavoro, cioè non c'è niente da fare, tra scuderia e Ma pilota hanno per fatto un lavoro me atroce. Bello sì. questo. Ah, io pensavo proprio dici come Gran Premio. Ok, no, 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 nulla. Ah Cioè, no, pensavo come beh, gara pista. incredibile, io tremavo. Stavo tremando gli ultimi giri. Beh, Sainz l'ha smurfata quella gara, che c'è molto da Sì, dire. io me ne ricordo due o tre. Cioè, c'era la parte brutta che già sapevi che comunque il mondiale lo Sì, vinceva sì, sì. Verstappen. Però quando entri nel mood della gara, cioè chi vince sta gara come se la classifica a sé non ci fosse, cioè alcune gare prendono veramente troppo. E Cioè, la anche classifica, sai cosa? quest'anno. Ti dà quell'aggiunta di. Però poi, secondo me, se ti piace proprio lo sport delle corse, ti blocchi sulla gara. Cioè, non puoi non impazzire quando Leclerc supera Perez con la staccata da 100 metri. No, no, Cos'era a Las Vegas? Cioè, non esatto. puoi non impazzire, anche se il mondiale è già vinto. Cioè, non. Quella è stata tanta Sì, roba. no. Ciao, vediamo sto Clay lì, chat. Quello 100%. Ciao, Infatti non vedo Rec. l'ora che rinizi. Vai, Aeroblast. Stasera lab, come sei messo, Filippo? Ok, stab di Ice Beam su Glalie, questo si prova, dai. Hai Pokémon. crappone? Ah, stai andando, quindi. Stai andando Sto dritto. trastando un Glalie che ha 22 di special attack all'otto e Ice Beam e un po' di speed, è un po' fragile, ma magari. Vaffanculo, la dici come poco fosse comparato a Magari succede, Zinni, dai, da magari la porta a bastardo. casa. Magari la porta a casa. No, dai, cazzo, contro Sfill. Ecco, mamma mia, hai pari con due, vai, Quenzo, forza. Ok, forse ce la Allora. faccio comunque. Nice. No, Aquaring. Guarda, ma Godo. l'ultima volta che avevamo fatto cop così in live a quest'ora era sull'Elite, mi sa. Probabilmente era sull'Elite, sì. Che brutta roba confronta questa, Beh, dai, effettivamente. brutta. Cioè, nel senso, erano proprio un altro No, livello vabbè, di dico sì. progetto. Cioè, nel senso. Sì, no. Questa qua. Questa è Oh, Questa Albi, che io l'ho detto ho. alla chat mia. Cioè, questa secondo me. E adesso è in beta. Io immagino nella mia testa che quando sarà, Oh, bello, mamma mia. diciamo, ultimata, avrà veramente poco senso giocare altre Kaizo. Ah Cioè, beh, certo, una sì. roba che si aggiorna continuamente, nell'idea di Poli almeno, che si aggiorna continuamente, da cui puoi togliere e mettere Pokémon, da cui puoi creare le season. Bella, l'ho frizzato con Ice Beam, godo. Mamma Cioè. mia, guarda che si lamenta, poi un minuto, 30 secondi dopo l'ho frizzato con Esmin, sei vergognoso, crappo. Sembra la piangina che facevi prima dell'ultima settimana della Beh, ma io lo P3, dirò, che poi io vi. ultimamente ormai il mio motto è che piangere è la skill più importante della Kaizo Ironmon. Certo, assolutamente, direi Piangere è che la si è skill più visto. importante. Weather Ball, ok. Manco male, almeno è speciale. Beh, certo, Cobalt. Ma il peccato della Fullmon, secondo me, a parte che avendo Allora, fatto un'era intera, ringrazio un era po' l'esame. orrendo il fatto che Mizuki, non fosse grazie per il shortcuttata. Cioè, quella Prime. veramente dura troppo. Fengu, Cioè, grazie per le 10 diventa sub, a una ovviamente. certa, Santalena, era grazie troppo, per secondo la me. tier 1. E poi, vabbè, lo Silver, split, grazie per i 25 quella roba bit. che non Grazie c'è per lo il boost split, drive train. Schiaro, senti, grazie c'è per la proprio sub quello. regalata. Ti manca qualcosa dopo che ti abitui allo split, come dire. Dici, sai che io invece. Cioè, però. Io ho il. Diciamo il. Diciamo la mentalità del giocatore di Pokémon. Invece, paradossalmente. Io che ho giocato comunque tante Nuzlocke. Ogni tanto mi fa molto piacere invece tornare indietro. Nelle mie serie e dire: ok, giochiamo senza lo split. Perché comunque alla fine ti cambia completamente il meta. In qualche modo. Quindi in realtà io lo trovo interessante. Cioè, però, capito, io sono un giocatore che comunque sulla terza gen, sulle meccaniche di terza gen, ci ha marciato molto a livello di serie. E quindi, Sì. tipo, io mi trovo molto bene, ad esempio, per lo split. A me non creava problemi il fatto che la Fullmon avesse lo split. Non avesse lo split, perché per me era normale. Però immagino che a livello di Kaizo Ironmon sia obiettivamente più soddisfacente, anche a livello di coverage, poter accedere a più typing di mosse. Cioè, oggettivamente il sistema. Delle Sì, più che mosse fisiche altro. speciali anziché i typing è un po' più interessante, ecco. Sì, più che altro forse più che quello è anche il fatto delle mosse in sé proprio, cioè il numero di mosse che ci sono, no? Sì, vabbè, anche Che certo, chiaro. comunque. Cioè, quello lì è bello, è tipo avere un'espansione in più in qualsiasi gioco, esce l'espansione dove c'è tutta la nuova gen, tutte le nuove mosse, abilità, strumenti. Cioè, per me dà un grosso senso di novità, considerando che veniamo da due mondi diversi. Io ho sempre giocato a giochi dove usciva un'espansione Ah, beh, ogni certo, è tre vero. mesi. Cioè, e Effettivamente sì. quindi. No, ma anche cioè, l'idea che il gioco si espanda cioè, per quanto riguarda una Nuzlocke, ad esempio, è un po' fastidioso. Io lo trovo fastidioso. Ad esempio, Radical Red è un gioco che si aggiorna molto.
E onesto, in quel senso lì, a me non è che faccia molto piacere vedere un gioco che continuamente comunque si aggiorna, perché vuol dire che se lo vinco una volta non basta, ok? In qualche modo. Però la Kaizo, però, obiettivamente, il format della Kaizo, secondo me, con gli aggiornamenti è figo, cioè ci sta. Sì, esatto, cioè dipende anche, grazie mille Melodias, troppo gentile. Sì, secondo me dipende anche dove applichi quella determinata cosa, chiaramente, cioè dove applichi senso? L'aggiornamento. Ah beh, sì. Cioè su che cosa applichi l'aggiornamento, come hai detto anche te. Sulla Kaizo secondo me ha molto senso, magari su altre robe no, come hai detto. Il format della Kaizo è proprio... Si presta al anzi, secondo me è proprio quello che le mancava. Lo dimostra il fatto che comunque abbiamo cercato in maniera un po' schizofrenica di andare su vari giochi, di spostarci da una parte e dall'altra. Però, come dici tu, cioè, a livello di Kaizo, sì. Come Kaizo Ironmon, cioè la Kaizo si presta proprio al Force Palm, ma vaffanculo. La Kaizo si presta molto. Si presta molto, secondo me, all'aggiornamento costante. Raxus Live ha subato al canale. Deve essere guardata perché ti dà quell'idea di slot. E secondo me una slot che si aggiorna è sbuora. Cioè, mi ricordo che. Vai, io non la sono discorsi a parte di ludopatia. No, non mi sa, Regleili, dai! Ok? Sto per uscire dalla foresta. Ah, minchia, pensavo fosse successo qualcosa di brutto. Stavo per godere. No! Dico, brutto in game, ovviamente. Cioè. Non ho più mosse, mi ha messo contro uno spettro, ho finito gli Ice Beam. Adesso va nella bag e sa lettere e si sta lamentando. Lo sto cercando, lo sto proprio cercando, ma non ce l'ho. La mia unica out è che lui faccia tipo Sandstream e che Weatherball diventi una mossa. niente, mi ha fatto giudizio. Se lo fa davvero veramente, cioè. Ha fatto giudizio, ho perso. Hai rischiato, stavo per arrivare da Petra. Grazie Raxus per il Prime. Police Edition straordinaria. TG Gianco, Poli merda Police. Non ho capito cosa c'entri sta roba, ma ok. Snorlax. Pronto? Vai, merda. Che culo, crappo. Già Snorlax. Morto. Hai perso? Stavi trastando qualcosa? Io un Weavile all'inizio della foresta che ha Drago Danza, ma sono morto. Mi sono preso il burn al primo trainer della foresta. Eccoci, classico, terribile. Che strano questo Snorlax. È curioso. Go next. Quante mosse prende Snorlax? 15. Bella Barosh. Snorlax ne impara. Però non al sai. 7 c'ha 17 in entrambi gli attacchi. Cursato. Adesso Lamentino lo trust, trova ritorno, trova questo. Se trovassi Tail Glow, questo sarebbe un gran Snorlax probabilmente. Vediamo cosa c'è nell'erba alta. Dai che andiamo al bar. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Raga, non sono tornato a curarmi perché la foresta è un dungeon adesso. Qui non ci si può curare. È uno dei. Questa cosa è impossibile farla capire. Se questa qua è una cosa che va ripetuta. Sì, è quella classica cosa che dovrei ripetere 800 volte. Perché ci sta, la foresta di base non è mai un dungeon. Ci sta, è onesto. È vero. Però è l'equivalente della Torre Sprout della Kaizo 2.0. Ecco, mettiamola così. Esatto, sì. Ci vorrebbe tipo. Ok. Oh, cazzo, sono morto. Infatti, io mi ricordo che la prima volta che facevo la Kaizo mi chiedevo perché non facessero il bosco come dungeon. Cioè, secondo me aveva perfettamente senso, era figo. Eccoci qua, ecco perché non si faceva, perché si bestemmia, Dio, si bestemmia. Merda, comunque c'è da dire che su Rosso Fuoco come facevi a farlo dungeon? Perché qua vai a farlo come dungeon, ma una volta che sei un po' overlivellato, no? Cioè, era sbilanciato, logicamente, era sbilanciato, sì. Sì. Non c'è dubbio. Cazzo, c'era Umbra, non l'ho visto, ragazzi. Minchia. Questa era una sub scammata creepy che ho scelto di non prenderlo al lab per lui. Io switch questo Snorlax, sono un pazzo. Gianco, ti becchi il timeout, fai il bravo. Ti becchi il timeout, Gianco, devi fare il bravissimo, non il bravo. Questo è un montato al contrario per definizione. Guardati questo. Cosa hai droppato? Ragazzi, non è brutto. No, scherzo, fa schifo. Un elettro. Cazzo, quello è buono, però la devi rollare. Cioè, la devi rollare subito buono. Che Pokémon è, scusa? Cazzo, resisti. Electrically. Il 5 qui. No, aspetta. Ah, Electros. Ah, no, è quello prima questo. Cazzo, questo qua è il bot di merda, certo.
Questo è. Minchia, ma vaffanculo. La sì, quello è il mi ha mandato in pagliaccio. inganno. Ma scusami, Ma anche te come ogni tanto pensavo proprio. capita che i Pokémon escono dalla ball ma te li cattura uguale? È un bug? Sì, ha detto che è normale perché ha aumentato il catch della ball a Ok. rip, ma si sarà a livello grafico quello. Ah, fuck, ma dai, Vabbè. ma chi è sto coglione? Niente, sto continuando a switchare Pokémon blind perché sono un pazzo, ma di male in peggio. Abbiamo contagiato anche Creepycon, sono un pazzo, mi casa, cazzo. Che palle. Oh, non c'è più il tuo strumento di merda comunque, finalmente. Non Sei romperanno un più i coigli. folle, crappo, sei un cazzo di folle, crappo. Ma la PL5 la si farà su questo gioco? E se si farà su questo gioco, le aggiungono le nostre skin? È sempre obbligatorio che aggiungano le nostre scuole. Si farà Oh su questo no, gioco e si niente, vedrà. ragazzi. Allora ci sarà ancora l'item di tuono. Non ci siamo liberati. Minchia. Non ci siamo liberati all'item di tuono. Mamma mia. No, ma come Truant? Ma guarda che Pokémon è questo con Truant! Resetaro. Il crappo con l'Absol Oh di sì! fianco è Oh obbligatorio, sì! dai, nella mappa Oh sì! Summer, cioè. Ildur ha rinnovato l'abbonamento Al che segue. Games Week Lo c'era. stipendio abilita la sub crappica. Doveroso Grazie, fare. Yelador, gentilissimo. Al Games Week Delmo mi fa che nella PL 4 il mio percorso era cursato per la carta. Ah, minchia. No, io l'ho fatte tutte. Era quella della dove dovevi prendere Houndoom, no? Sì, Sì, mi pare. Delmo ha detto che stava bestemmiando pre-Games Week perché non la trovava. E ho detto Poi tranquillo, la giorno trovi. dopo trovata. E ho detto tranquillo, tranquillo, è finito il Games Week, la trovi garantita. Poi penso che l'abbia trovata in realtà. Sì, perché l'hanno fatta, penso, tutti quella. Oh, attenzione. Io sono Minchia. tornato al lab, io sto già facendo lab simulator. Io ho un Sigilyph molto figo a livello di stats, però un bidone a livello di mosse, Tocca cazzo. prendere Sceptile, raga. Qua sono tutti bannati. Tyranitar è ancora bannato, vero? A meno che non è tra uno dei preferiti, giusto? Sì, Ok. esatto. Zapdos, Ma la idem, torpe. immagino. Perché è un Sì, ma 580 non. Sceptile dentro. Porco due, che Pokémon di merda, ragazzi. Questo è proprio disgustoso, eh. Come Mamma vanno mia. i try? Tutto bene, tutto bene. Abbiamo startato da poco, in realtà in coop col crappone, ci speriamo un po' di Kaizo. Io magari là, se vi piace ci va e riusciamo, magari la possiamo fare anche settimana prossima, sempre giovedì a Volendo, caso. sì. Beh, sì, Alle io col. 21. Metagross preferito! Che culo! Mamma mia, no, che schifo ragazzi. GG a Creepy per aver vinto la sub con la bet. Ah, Non c'ha bravo. mosse, però. Però Quando dici magari. questo però e poi sta in silenzioso vuol dire che è il Nuzz, il Metagross classico. Vabbè, ci sta. No, Mamma mia. dai, sa fare il suo lavoro. Adesso Logo probabilmente è il più grande Godmon mai visto. Vabbè, Deve flinciare dai. No, un po' comunque con dicevamo per Stomp. giovedì prossimo ci Oh sentiamo su sì! Telegram, direi che Oh vediamo stop! settimana Sì, di sì, sì, sì. settimana. Ok, è M17 Ux out. sottolineatura ha rinnovato l'abbonamento per 9 mesi. Che famo? Lo proviamo, raga. In realtà, boh. No, cambia, cambia, cambia. Cambio? Sì, cambia. È fragile in Come. difesa, però deve carriare con Stomp a Cosmic Power, boh. Oh, cazzo, ha Clutch come abilità, giusto. Vabbè, non usa gli item, è un po' un nerf. Vabbè, raga, dai, è l'unico Metagross che vedrò nel corso della mia vita. Fatemelo provare. Più che altro, Metagross, ora che ci penso, c'è il problema che non impara mosse. Forse è da cambiare preferito, sapete? Metagross non impara No, mosse. non le impara fino al 23, in realtà. Poi Ah, inizia a impararle. Logicamente è un po' fastidioso. Però, dai, raga, 38 di ok. attacco fisico, ha Energy Ball come coverage. Certo, sono le uniche che ha, però voglio dire. Il typing è All'8 ottimo. 38 d'attacco fisico con Stomp si lamenta, ma con che Beh, no, coraggio, no, non mi mamma sto sua. lamentando, sto analizzando situazione. Del resto ha safeguard il bro, non è che sia. Più che altro, sai Quanto cosa, stai mettendo con due mosse praticamente così è difficile beccare il dungeon, però, chi lo sa. Comunque sono gasato per questa roba qua perché per il seasoning. Cioè, perché poi è una certa se mi metti dentro le altre, la sesta, la settima gen. Eh sì, quello lì sarebbe una figata, cazzo. Lì mi gaso Minchia. proprio. Sai, ragazzi, che sta roba è veramente il Nuzz? Non è Cosa hai male trovato? aver imparato. Ho trovato Earthquake sul Pokémon che è uscito dall'app, però minchia, fa un po' sbocco in realtà. Sale male. Magari non ti fa la run, ma ti fa vincere la sub gift. Vedila così. Mamma mia, quanto cazzo me la stai gufando? Per sto Zenedbat imparato dal Metagross fra tempo zero, Appena probabilmente. prima della Visto che palestra, fra giri. arriva al 23, tac, Zenedbat.
Mamma mia, imbarazzante. Mamma mia. Vai, sto provando a fare la foresta, vediamo che succede. One shot. Ok. One shot. Razorwing. Vado. Ah, vedi, ho capito, questo è un problema. Ok, però due hit. Oddio, non so. Sì, secondo me la metti su Charge Beam, ragazzi. Minchia, stai per togliere Charge Beam? Charge Beam è, sì, Charge Beam ti ha fatto vincere una lega, nella Kaizo 2.0. È vero, minchia, crappo, che memoria di ferro. Però sono fisico, per quello che... Allora no, niente. Charge Beam è una mossa molto interessante. È stata una bellissima aggiunta. In generale a livello di Pokémon, ma poi anche nella Kaizo come meccanica, no? Di dire, posso boostarmi facendo comunque del danno. È una dinamica molto interessante. Cioè, in terza gen non c'era. Per questo comunque aggiungere mosse secondo me ci sta. Esatto, è anche quello il discorso. Nuove meccaniche, nuove cose. Sì, espansione sotto tutti i punti di vista. Poi in sta quinta gen qua ce n'è una, mi pare, fuoco rottissima, no? Che ce ne sono Fieridance. Sì, esatto. Volcarona. Molto forte. Minchia, devastante in Kaizo, sì. C'è anche in... ce n'è una analoga in Scarlatto e Violetto, nuova. Che non so come si chiama in inglese, ma è la mossa peculiare dello starter addirittura, quindi molto più accessibile in gameplay. È un 80 di potenza e ti boosta l'attacco speciale di uno stage. Quella mossa lì non ha alcun senso di esistere, cioè è troppo... ok, se non lo faccio flinciare abbiamo perso, raga, GG. E a proposito di Scarlatto e Violetto, ieri c'era un... flinciato! Ha sculato, ragazzi. Ha sculato. Aspetta. Vabbè, ma sto Terrakion. No, niente, perso. Ma tankato Energy Ball super efficace con 50 di special attack. Ma la tankata ha preso 20%. Ma Nichilito, dicevi? Se ti è piaciuto il DLC, eccetera, di Scarlatto e Violetto. Che non particolarmente. Ok. Non particolarmente. Allora, la verità è che, frate, cioè, a me per Scarlatto e Violetto non piace proprio come gioco. Cioè. Io ero uno di quelli che ha sempre tendenzialmente difeso, cioè i vari spade e scudo, leggende Pokémon mi sono anche tutto sommato piaciuti, ma Scarlatto e Violetto proprio non ce l'ho fatta, cioè non mi è proprio piaciuto. Troppo sbagliato, cioè ingestibile come gioco. DLC aveva alcune cose positive, poi... però boh, sì. Adesso, peraltro, merda, ma tra quanti giorni esce l'epilogo, ragazzi, del DLC? Io manco me lo sono segnato, ma pensa a te. Cioè, adesso uscirà l'epilogo, vediamo, però io l'ho già detto in live, cioè io sto solo aspettando che smettano, che chiudano la nona generazione per provare qualcos'altro, perché nella mia testa quel gioco è già morto e sepolto dal day one, praticamente. Sì, ci ho giocato una settimana, poi dopo avevo droppato, cioè non ho più acceso la Switch in realtà. Per carità, ci sono alcune cose carine, eh? Voglio dire... C'è qualcosa di simpatico. Per me la stronzata da esterno, ti dico, se devi fare un open world e farlo così, prima di tutto non farlo open world. Cioè, fa schifo. Certo, quello è esattamente il discorso che ci facciamo da un po' tutti quanti. È che Pokémon avrebbe tante potenzialità a livello di open world. Leggende Pokémon Arceus l'aveva mezzo dimostrato. Perché comunque, anche se era un po' acerbo, anche se graficamente non era bello, però l'avevano capito, secondo me. Cioè, Scarlatto e Violetto ha buttato tutto in caciara. E io quello che dico sempre è che Pokémon avrebbe tanto potenziale in open world. Però attualmente, al netto di quello che abbiamo avuto, non valeva la pena rinunciare al 2D. Perché Pokémon poteva fare tantissimo in open world, ma anche tantissimo con la grafica di nero e bianco e potenziata. Non so se l'hai presente. Sì. Questa, ragazzi, ho perso. Non ho nemmeno una mossa per far danno. L'ho giocato un po' bianco e nero, anche sì. Boh, poi ho... Sì, concordo con te. Più che altro appesantisce anche il gioco. Adesso mi hanno detto che quello lì l'avevano fissato. Però per dire, la prima settimana, cazzo, era ingiocabile. Andava 15 FPS a me. Sì, ma l'hanno fissato per modo di dire. In realtà, cioè, nemmeno tanto. Sì, anch'io ho notato che la prima settimana era proprio... Ma, frate, è normale che i miei Pokémon non peschino mosse per far danno? Può succedere in sta caso qua, sì. Ok. Se non erro, che droghi i Pokémon completamente senza mossa. Speriamo nel remake di bianco e nero, allora, dicono in chat. Non so che cosa c'è in programma. Allora, sai cosa? Io sono talmente tanto scazzato attualmente che c'è. Possono fare quello che voglio. Io non sto proprio più seguendo nemmeno con interesse le news, capito? Sono un po'. Sì. Che poi magari paradossalmente diventa il loro obiettivo in un certo senso. Cioè, sono un po' passivo.
Nel senso che, boh, io mi sto giocando i miei giochi adesso, i giochi che mi piacciono, nelle modalità che mi piacciono. Poi bella, cioè, se uscirà qualcosa lo guarderò, però mi sono molto staccato dal mondo news sui nuovi giochi perché proprio mi è scesa, te lo dico chiaramente. Mi è proprio scesa. Io sono da brocca, crappo nel mento. Ma va a fare in culo, questo piange e poi sta zitto. Va bene, ho capito. Io sono al lab con Zuelos, Waterspout, 10 di attacco speciale, se ti può consolare. Crappo, cioè, hai rollato un cazzo di God Snorlax, God Metagross, God Glalie, cioè... Ti dico solo che sono appena morto di Parish Song, al lab. Questo può anche capitare. Grazie, Bubble Gift del follow. Vediamo un po', vi faccio votare le bet per Brock. Un remake di Bianco e Nero, sperando non lo facciano coi... Ah, ok, tuono è normale che con la vecchia lago dia sempre solo la Chesto Berry. Sì, Arista, è normale. Ah, dai, ma perché? È normale, è giusto che dia quella fissa. Sì, 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 la da fissa, confermo. Da fissa quella e via. Tutto sommato. Andiamo un po'. Sono qui pronto con il ditino sullo sub gift a dire eccoci qua. Pronto? Crappo, vado perché vado a buttare le bet. Divertiti. Allora, ma qua Fire Spin è potenziato. Adesso è una 35. Infatti, sì, anche. Ma sai cos'è forte? Cos'è strarotto? Sta cazzo. Ballet Zido, Icicle. Hai notato? Hai visto? Link. Hai visto? Con Icicle. Con Skill Link, sì, l'ho rollato due volte. Oh, sì. Io buono, è assurdo. Oh, sì. Ma adesso, banalmente, anche Icicle Spear. Se ti fa solo due hit, è comunque una 50. Ciao, bello. Come va? Sì, sì, comunque sono forte. Fa tre hit. Quindi. Ciao Ricky, grazie per il Prime. Bene, molto bene. Tu, passato bene, Capodanno. Cominciamo a prenderci i Thunder Punch contro, pazzia. Vaffanculo, Charmander. Oh, Waterpool Stab, si gode, cazzo. È un clown. Non so. un pagliaccio definitivo, ci sta. Minchia. Mamma mia, guarda Waterpool No. No, ragazzi, cioè... No, idea di cosa. Non ci sto credendo. Sono morto da Gigar. Ho imparato Waterfalls. Dico perfetto per Gigar. Gli faccio Waterfalls. Water Absorb. Mi ha shottato con Timo. Ah, ok, perfetto. Mamma mia, questa è quel merda di Rimperius lì. Quel clown lurido. Ma cazzo, sorella. Io non sto combinando nulla. Io sono bloccato al lab da 20 minuti. Incredibile. Sto a 25 try. Bella, però più gioco questa Kaizo, più mi... Oh, cazzo, Caterpim. Ho scoperto che qui ieri ho scoperto che le Evo sono sbroccate potenzialmente in questa Kaizo. Sì. Caterpim mi si è voluto in Volcarona. Minchia, farà una figata che ci sia lo 0 punto qualcosa per cento che succede. Almeno anche secondo me è molto figo. Ti dà un senso tra stare delle merde che altrimenti non cagheresti mai di strisce. Anche se anch'io ho detto la stessa cosa. Anche io l'ho trovato molto figo. Vabbè, cazzo. Spinda, ragazzi, tocca ma spindare. Ragazzi, com'è se Snover esce su Cobalion? Sarebbe folle, non trovi? No! Dai, ma ragazzi, che sfiga. Rimpe, paga qualcuno che paga le bet in chat, qualche mod che non è un nulla facente, ma fa qualcosa. Cioè, nello specifico... cazzo. No, dai, non tritarmi. Sono uscito dal lab. Lich Life sarebbe un 80 in sta gen? No, non ancora. Anche? In questa, dalla prossima. Ah, perché io la se lo vedo 80 nel tracker. Okay. Credo che sia un bug. Credo che sia un bug. Ok. Chat, confermate, ma mi sembra che Lich Life sia una 80 solo dalla sesta gen, vero? Se no, lo saprei. Sembra strano. Vero che nessun po'. Da Gen 7 addirittura, si figurati. No, ma perché il tracker in generale ha ancora dei bug derivanti dal fatto che comunque venendo da... Cioè, banalmente non so se hai visto che Sweet Kiss è segnato come tipo folletto, che però non c'è. Sì. Deve essere una roba simile, capito? Come è dalla sesta che arriva il folletto, settima, sesta. Sesta. Oh, c'è Meganium! Mamma mia. Puttana, che robbery che sto pigliando. Comunque, assurdo, cazzo. Meganium Grasswist, l'ha cursato. Bello, Samurott Water Spout contro, cazzo, lo prendevo, questa era una mina. Ma no, dai, Quiver Dance, ma è bannata.
Ma perché mi hanno bannato? Ma perché mi hanno bannato Quiver Dance? Ho capito, ma c'è il mio starter preferito con Quiver Dance e non posso giocarlo. Lo catturo uguale. Bravo. Provo lo stesso. Vai di. Sì, rollautiamo, va. Ah. Nel frattempo che fanno le bet, hai fatto 10 try almeno. Ma la bet comincia da quando esco dal lab, cioè da quando finisce la bet esco dal lab. Ah, giusto, non poter giocare Venusaur perché mosse di 6 gen che fanno crashare la ROM. Sono sicuro che questa cosa è successa ieri a Mattivi, chi live considera. Cos'è che è successo? Che con Venusaur uno gli si è buggato la... Vabbè, la ROM. Anche a me, sai che si era buggato con Venusaur ma giorni fa, ma sarà roba che sistemano, ragazzi. Vabbè, ci sta, può essere. Bel Pokémon questo, ragazzi. Che clown. Sì, vabbè. Aspetta, ah minchia, ma sono resistito perché ho Stardi. Mamma follia. Cazzo. Era Stardi fortissimo sta gemma. No, Venipad non era la mia cattura chat. Eh? L'avevo Sì, l'hanno bannata alla fine. L'avevo preso per perché non potevo scappare da Fire Spin, quindi qua ho ancora una cattura in teoria. Sì, ma li vendi tra un attimo, amore. Appena trovo un Pokémon. Rapid Spin. Cazzo. Bibin. Non c'è una Gianco sega. Gianco sta bene, Castoro, tranquillo. Castoro. Minchia, tra Castoro e Gianco. Allora, vediamo un po'. Io comunque sono al lab. Oh, minchia, Volcarona al lab. Pazzia. Volcarona è cursato. Questo se esce dal lab, penso sia la cosa più rotta che ho mai visto. È fortissimo. Descrivi. A 6 d'attacco solo, 19 di special con Ice Beam. 15 difesa, 17 special, 15 speed, 24 HP, è fortissima sta roba. Ha solo Ice Beam come mossa per ora? Per ora sì, però. No, certo. È uscito su Latias, mi sa che salgo anche al 10. Papà. Salgo al 10 addirittura. E imparo Flash Cannon. Mamma mia, dai, questi. Ma dai. Questi ragazzi. Ma dove cazzo siamo? Ma dove cazzo sei? Ma che cazzo vuol dire? Ma Cristo Dio, io questo sono. Questo sarebbe la prima win della Kaizo Boom. Mamma mia, no. Che regretto, assurdo. Io sono qua. La prima win. Ma io sono qua a rosicare. Io sono qua a cercare di affrontare cazzo di Venipad. Sono in giro con Livenny. Ma ho finito le cupe. Ma non ci credo. Ho finito le ball. No, ho tirato una pozza per. Resetta sta ROM. Cursata a livelli estremi. Tra l'altro, Volcarone impara pochissime mosse. Quindi, porca troia. Arcanine. Il punto è che anche la natura perfetta, perché l'attacco in natura bassa e l'attacco speciale. Dai, Arcanine, ma come? Ma come si fa a essere così stupidi? Roba, ragazzi, fortissimo. Troppo forte sto Pokémon, ragazzi. Che cazzo è? Io, raga, giustamente mi becco. Mi becco l'Arcanine imposter. Non me lo merito io, Volcarona rotto. È il momento di una bella Stone Edge nel muso, secondo me. Però. Secondo me è il momento di una bella Stone Edge nel muso, tuono. Cioè, cazzo, il mio Haunter ha Stone Edge. Collato. Ma comunque, Volcarona è troppo bello. Pokémon più bello della quinta gen, Crappo, secondo te? Beh, io il mio Pokémon preferito è Yamask, che è di quinta, quindi non vale. Però proprio più bello puramente a livello estetico. Sì. Pensavo fosse Meganium il tuo, però forse il tuo è Meganium degli starter. Tra Meganium è il mio starter preferito, è tipo nella top 3 miei Pokémon preferiti probabilmente. Più bello proprio esteticamente di quinta gen. Fammi vedere. Beh, Crocodile secondo me è troppo... Ci sta. È troppo matto in culo quel Pokémon. Poi ci sono Volcarona e un altro... Vabbè, raga, niente, questo qua... Final Gambit addirittura, ciao. Volcarona sì, è un altro super figo in realtà. No, non è che ho skippato Latios, ragazzi. È che questa challenge c'è da 2 anni. Ma evidentemente va ripetuto. Latios è bannato. Destra. Mac. No, ragazzi. No, se crepo così potrei impazzire. Cosa è successo? Okay. È il momento di un bel veleno. Secondo me, che ne dici? Da Meatmore che fa metronomo e gli esce qualcosa a caso. Grazie, è stato smalazzare il Prime. Grazie, gentilissimo. È andata. Ciao, Mac. Oddio, ha missato. Che culo. Stai a vedere no, che però. Vai.
Sì, anche Chandler è un bel Pokémon, avete ragione. Ma anche Ferrothorn a me piace molto. In 2D, in 3D diventa un aborto. Per me ma Chandelier è troppo bello. Chandelier è figo, sì. Niente, il terzo è... Io volevo prendere... Non so se conosci che c'è la lampada di Chandelier. Sì, l'ho vista da uno short di Toto del 96, l'ho vista. Bellissima. Costa sì, tipo 150 euro, ma è stupenda, cazzo. Cioè, la volevo pigliare, infatti. Quella del Pokémon Center, no, dici tu? Sì. Ma se non erro costa sui 150. Però è stupenda, cazzo. Ok. Niente, non centro sfilma. La quantità di Pokémon di merda che sto trovando è raccapricciante, comunque. Questo ha solo fake out come mossa offensiva. Cioè, non so se ci capiamo. La puoi usare turno 1 e poi basta, è andata. Bravo Sfil, complimenti. Rain Dance per indebolire. Minchia ragazzi, però. Come sei messo a cure con quel Volcarona? Cure non ne ho, però questo è l'ultimo trainer della... Forse ragazzi qua ho sbagliato, dovevo andare di Flash Cannon. Sai che ho trovato io invece? L'Arvesta. Spara. Il suo. Azza. Il suo bro. Azza. Suo figlio. E c'ha anche Icy Wind, quindi sì, è proprio la versione di Wish del tuo. Ottimo, signori. Da Brock con Volcarona. Oh, azza, crap, qua sente la pressure. E anche oggi parlo. Ma comunque dai, dopo ci sentiamo su Telegram per Milano, così dai, ci sta. Salgo volentieri se vogliamo. Poi magari si può anche fare un giorno dove cazzo ne so, c'è una... Te sei giga milanista, si va a vedere il Milan, che cazzo ne ci so. Non dico necessariamente allo stadio, ma si potrebbe anche... Te a San Siro ci vai ogni tanto? Zero. Beh, per anni ho avuto l'abbonamento. Io allo stadio quando ero un po' più piccolo. Adesso ci vado, diciamo che... Tendenzialmente due o tre volte all'anno ci vado. Simone è uno a rinnovare. Quest'anno vorrei anche tornare al Dallara a vedere anche il volo. Di sub come in sette sai di che Roma anche io, perché io c'ho sempre ci va mia mamma, mio zio, su due o tre dei miei zii vanno a vedere il Bologna sempre. Cazzo, se il Bologna andasse in Champions in casa le andrei a vedere. Ma basterebbe anche l'Europa League a sto punto, perché veramente. Ma sì, anche, però se metti che il Bologna va in Champions, Bologna in Champions puzza di carriera allenatore di FIFA. Minchia, li impazzisci proprio, cioè. Io nella mia carriera, eccolo qua Deoxys. Io nella mia carriera allenatore con la Bradford, la squadra inglese, ero arrivato in Champions e in semifinale ho beccato il Bologna, cazzo. Cazzo, e hai vinto o perso? No, l'ho vinto con la Champions, vaffanculo, la Champions l'ho smurfata, ma dai ragazzi, ma che Pokémon di merda. Adesso c'è qualche mio amico di Bologna che infatti in chat, se Bologna in Champions ti offre una puttana, cominciano. Classico. Grazie Drago Bianchi, i miei due streamer preferiti, grazie di dare sub. Immagino faccia piacere anche al Carapponi il messaggio. Potete votare le bet, signori. Vediamo se passiamo Brock con questo Volcarona pazzesco. Flamethrower al 20 me l'ha detto Rimp. Se questo impara Flamethrower, io voglio che mi salvino sta rom per quando vale per il medagliere, cioè lo richiedo decisamente, lo richiedo. Tipo, smetti di giocarla finché non esce quello ufficiale per esatto, per continuare a stare la minchia. Volcarona ha 5,50 di stats, vero? Sì, yes. Non è neanche il più sbroccato di Unima, perché Archeops in teoria serve pure meglio. Oh, catturato. Grazie Ragnone. Perché non l'hai chiamata Hamburgerona? Dai, non lo so. Cazzo, ma porca troia, ma si può avere 11 di speed con ogni Pokémon che incontro? E ragazzi, io vi ricordo di nuovo, perché magari è entrata nuova gente, che c'è lo squad stream sotto le live. Potete lasciare il follow sia a me che a Creepy, chi non l'ha dall'altro canale, e nel mentre seguire le live in contemporanea di entrambi. Quindi se guardate sotto la live squad stream vedete entrambi in contemporanea, che magari è entrato qualcuno ora. Dai, l'ultima mezz'ora. Mi anda a piangere, yeah. Questo qua è un po' riconsetta, che ha 25 di special attack, c'ha air cutter, dragon pass e flamethrower come mosse. Porco, 2,10 di speed. Ma che sta bebiato, cazzo. Ma che palle, questo era un mostro. Grazie, se aveva delle statistiche aggiustate. Fammi vedere. Imparo Blizzard. Oddio, la metto o non la metto, raga? Blizzard su Acupressure qua. Grazie per Puzio del dipende quante palle c'hai. Che Blizzard ti fa coverage, ma Acupressure potrebbe essere una colda lega. Posto che non c'è la lega, ma... No, questa... no, ma c'è Choice Beam, già come mossa. Ah, beh, no, allora vaffanculo, cazzo ne frega di Blizzard, no? Choice Beam. Per avere più... perché ho pochi PP. Ah, beh, ok, sì, volendo.
Cioè, c'ho Ice Beam e Flash Cannon che sono in totale 20, che non è che sia... Sì, però no, calcola, no, no, che però Blizzard quanti te ne dà concretamente? 5... No, no, sì, 3, 2, 3. 5 più quelli che missano, esatto, cioè... Boh, regà, prendo Erdir e buttiamo in cacciara sto tentativo, tanto non c'è niente in sto percorso. Eutropius, signori. Passo in culo. Aia, Entei, mi sa che mette fin... Mamma mia, sì, vabbè, ma che è, ragazzi, sta roba? Non hai coverage, su Entei? No, cioè, più che altro quello gli fa un Ice Beam. Però ho aumentato l'attacco e potrei provare Assurance ora. Potresti provare Flash Cannon, drop della Special Defense, magari ti dice bene. Che lui se l'è buffato. No, 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 sono andato di... Ok, ottimo. Giù anche in Entei, signori. Cyndaquil, Assurance. Wow. Non gli fa mezzo danno, assurdo. Ok, giù di Ice Beam. Skermory. Dai, distruggilo. Cazzo, Brock fatto. Col Volcarona God. Follia, cazzo. Eccoci qua. E quindi anche quest'oggi il portafoglio è un po' più leggero. Beh. Ragazzi, droppate 5 sub a Creepy, 5 a me, così, cioè, nel senso siamo a posto entrambi in maniera migliore, così Creepy non ci ha perso la sub e quasi anche di più, cioè, to. Ah, Brock è diventato donna, vabbè ragazzi, dai, il nome lì della trainer non me lo... Petra. Che cazzo fa Coil? Crappo, not table, boh. Beh, questo è forte, sto Volcarona è god totale. Grazie, grazie di follow, ragazzi. Stai sempre a piagne. Dopo ne gifto una anch'io al crap, tranquillo. Grazie, crapo. Ma tranquillo, Rimpe, pensa a pigliarmi sta rom, che non voglio perderla. Ah, cazzo, che palle. Vai, ce l'ho andato così vicino con quel Glalie. E poi continuo a trovare la merda. Guarda questo. Scrotobomb. No, questa non è neanche terribile in realtà, paradossalmente, se imparassi delle mosse. Ma dai, Dragon Rage, no, istantaneo. In teoria le probabilità di beccare Dragon Rage dovrebbero essere più basse. Perché ne becchi così tante comunque? Destra. Glaceon. Ma non ho usato il gettone, ragazzi. Legit Volcarone è un 5,50. È come, cazzo, è come, oh, sì! Arcanine, oh, sì! Quelli lì. Oh sì! 7,93 ha regalato un... Grazie, 7, per la sub regalata a Guido. Che eroe. Vai, è arrivata adesso la notifica dalla banca. Purchase Twitch Druid Thunder. A posto. Grande. Merda, non sarebbe brutto sto Glaceon, raga, ma c'ha delle mosse peggiori che l'umanità abbia mai concepito. Sono proprio delle mosse brutte brutte, raga. Certo che è legit Volcarone, ragazzi. Potevo curarmi, coglione. Ma porco Dio, ma le sapete leggere le BST? No, no, frate, non è quello. Non le sa leggere, cioè, no. No, la risposta è no. Memo Sueno. Fra, ma i miei Pokémon c'hanno di quelle mosse a volte che sono raccapriccianti. Ma come si fa? Rapid Spin, Astonish, Shadow Force. Mamma mia. C'è Shadow Force, non è nemmeno terribile. Ma lo Squad Stream, ragazzi, da PC. Se siete da telefono, non so se va. Da PC va, mi sa, lo Squad Stream. Sai che non mi ricordo se esiste lo Squad Stream da telefono. Poi lo tolgono dal 17 gennaio, non so se hai letto che tolgono lo Squad Stream dal 17 gennaio. Ah, tengono lo stream congiunto ora, vero? Sì. Okay. Io devo capire meglio come usarlo. Anch'io, io l'ho visto prima, anch'io devo capire meglio come usarlo, sì. Adesso ci guardo off stream, poi magari ti passo un audio se capisco come funziona, mi metto lì a settarlo. Sì, perché in generale lo Squad Stream è sempre stato un po' buggino, un po' buggato. Sì, poi non... Beh, più che altro nel... Cazzo, Empoleon è un gran counter. No, vabbè. Cazzo. Effettivamente Empoleon con la coverage che mi hai detto non è esattamente il king. Ho 2 diviso 4, se devo farci 10 livelli in meno ci devo fare 10 spin per tirarlo giù, non è bellissimo. Non è una... dici che non è la situazione migliore del mondo, eh? No. Cioè... Ah, esiste il telefono, no, Squad Stream. Sì, però è scomodo, mi sembra. È molto scomodo. Non c'è scritto streaming congiunto, ma mi apre tipo Twitch Studio. Oh, ragazzi, la prossima coop che faremo, facciamo lo streaming congiunto. La proviamo, dobbiamo capirci qualcosa, perché io me l'ero persino dimenticato, onestamente. Cioè, mi sono ricordato, sì, adesso che l'hai citato. Mettersi un attimo, un'oretta, e capire come funziona. Cioè, non è che... da telefono ci sta lo Squad Stream. Lo sto vedendo adesso, è scomodissimo, però c'è. Ok. Dai, ma basta! Basta! Continuano a bloccarmi nelle mosse tipo cazzo di turbo fuoco, hai rotto i coglioni, via. Cazzo di Togekiss, Torterra. Vabbè, scout, lo vedi che fa.
Incinerate è una 30 di potenza, è scandalosa. Bene, smash me one shot, grazie. Ci ho provato, non ha funzionato. Vai. Molto bene. Hai superato il, lo scoglio, allora? Ossia? Empoleon. Sì, Empoleon sì, alla fine sì. Devo fare il rivale, io poi dopo si va nel... dove c'è il dungeon. E poi la seconda palestra, vediamo. Dusk Noir. Allora, Ice Beam. Minchia. Oh sì! Cazzo, questo oh sì! Oh sì! Fa male. TG92 ha rinnovato l'abbonamento ma per 8 mesi. Com'è come typing, Volcarona? Non so, voglio vedere. Coleottero, fuoco, prendi la per 4 da... da roccia, roccia. No? È la cosa più rognosa. Però del resto non è brutto. Sì. Ha due per da volante water. Ma dai, cazzo! Alla fine le rocce non è che sono troppe. Bella, Claire. No, non particolarmente, hai ragione. Ma in qualche modo, regà, famo out da stanotte cursatissima. Ok, merda, ma... Allora. Ok. Ottimo. Qua devo fare il dungeon ora, no? Low Fossil, l'unico problema. Sto, sto facendo l'out più tecnico, come diresti tu, che si sia mai visto. Ok, out con questo Beldum. Va che roba. Guardate che cosa ho droppato, chat. Questo non lo rifarò mai più. Grazie, De, anche per il Prime. Grazie, Gaddo, del Tier 1. Questa è stata impressionante. Substitute sotto devo... Trick Room e si gode. Devo rimettere un secondo a live del Crappong perché... Vai, enciclopedico. Vabbè, minchia. Sontuoso questo, questo Beldum. Ma ho fatto un auto giocando di Substitute e spammando una serie di Grasnot impressionanti. Avresti fatto fatica quella che dovevano avere meno di 9 attacco, tipo. Avevo fatto cazzo, era fatica, era fatica della pill scorsa. Esatto, esatto, sì sì. Capito. La potenza allora, di questo Beldum. Prendiamo un paio di repellionzi. Ok. Vai, cazzo di Glamiao. Voglio merda, adesso, adesso tu sei in, sei in, in addirittura d'arrivo per il tuo personal best comunque. Minchia, questo... Oh, cazzo, se non lo supera questo è un problema. Perché... questo... Cazzo. Ti impara le mosse ogni 10 livelli, vero? Sì, sì, a sì. 10, 20, 20 te ne prende una sì, anche sì. Al 100, credo, rimani sempre... gasato per una mossa con sto Pokémon. Pure dentro la lega sei lì che fai la prossima mossa. C'hai la suspense. C'hai la suspense della mossa, è incredibile, eh. Cioè, prendiamo sto King Clang, raga. Vediamo che cazzo vuole. Allora, questi qua erano gli obbligatori, se non erro. Cioè, veramente sono tutti fermi sti Pokémon, incredibile. Poi ne provi a scoutare uno e ti one shot, però. Quando non li scouti, porco mio, sono delle seghe atroci. Ma vaffanculo, va. Vabbè, questo qua, raga. Finché Mucian c'ha imposter, non è che c'è molto da fare. Dai, però, ragazzi, minchia. Niente, mamma mia, che nervoso. Ciotto, non so. Metà vita perso, però dobbiamo livellare un minimo, Vabbè, che tanto questi... Oh, Rare Candy? Bella. Dobbiamo livellare un minimo. Tac. Rare Candy. Sei a Blue Ruby adesso, immagino, nel dungeon quello pre-palestra. Esatto, sì, sì. Yes, sir. Bello anche come hanno... come hanno... Oh, Flamethrower! Follia, Flamethrower! Non è vero. Non sto scherzando. Madonna Dio, cioè, va bene tutto, ma... Volevo vedere se boccavi. Va bene tutto, porca troia, per il Flamethrower andavo a casa, non aveva più senso niente. Ma non ci credo alla Kazam! Fra, questo qua è tipo il tuo Volcarona montato al contrario. Questo ha Sacred Fire Acrobatics e ha solo attacco speciale ed è perfetto a 9 di attacco fisico. Merda, questo qua è un contrario, mon. Cazzo, sì.
Beh, sarebbe quasi da provare questo a momenti, ma Cristo. Questo qua sarebbe una bomba disumana, con un paio di speciali. Sì, Infatti, ma fortissimo. infatti se prendessi tipo una mossa al 10 ci proverei comunque, ma al 16 è un po' un suicidio, obiettivamente. Comunque tanto ho catturato. No, mi manca uno sul percorso 101 perché lo starter mi pare di capire che non conta come cattura sul percorso, giusto? Non ho capito cos'è che hai Lo detto. Cos'è starter, che anche se lo tieni non. sul percorso 101, non conta come cattura, cioè puoi fare comunque una cattura su sto percorso qua, no? Ah, sì, certo. Abbiamo Gengar, è un'idea. Minchia, o Brave Bird Stab, bello. Acupressure nei boss fight carry, sì, però devi anche beccare loro che non, cioè, che non ti diano fastidio mentre tu ti setupi Acupressure, cioè non è che Acupressure è riesco una a setup che farlo. ti può rubare tanti turni, eh? Potrebbe essere controproducente alla lunga. Senti, proviamo a scoutare un po'. Morto dal crit di inferno di un Hitmonchan. Assurdo. Wow. Eh? Avevo metà vita, stavo finendo il dungeon, tipo 11 livelli in più. Regge Flash Cannon e mi tira inferno. Ma Follia. neanche stab. Assurdo. No. Bello Mamma mia, solo metà questo. vita. Però. Cazzo, che sfiga, ragazzi. No. Cioè, questo era fortissimo, eh. È vero che gli serviva una mossa in più, però. Godmon morto. Questo Rimpel pareva sta zitto, forte, ti. raga. Questo Cazzo, se rimperesti in via. Qua pareva sono stato forte. rubato in malo modo. Questo Che pareva forte, coglioni, porco Dio, forte. Rimperius di merda. Io ho appena perso probabilmente un Gengar interessante. Che danni. L'obiettivo della Kaito Irmon è finire il gioco con un singolo Pokémon. Ci sono una serie di regole infinite che si impareranno strada facendo. Oppure, se volete Maschere. mettervi lì, avete mezz'ora per leggere, cioè, esiste anche il Se regolamento di avete Sinnoh. mezz'ora per leggervele tutte, potete anche provarci. Però Frate, probabilmente è chiedere troppo, cioè. cosa che ho notato? Excavalier ed Excavalier, doppio starter uguale. Mai capitato a te? Sì. Ah, sì, con Espeon, però sì, non so. Rimpe, anche io stamattina o ieri ho trovato due Espeon al lab. Non so se. Ma che gridi che ho metà vita, ragazzi! Avevo 40 passa di vita ed ero 12 livelli in più di Hitmonchan. Lo provi sempre a fare il full clear con ancora Ice Beam e Flash Cannon. Ma andate a fanculo, che parlate a posteriori. Se non facevi il full clear, torna indietro a finire l'ultimo trainer. Non avevo neanche cure. Cioè, dovrò livellarmi se non ho cure. Altrimenti poi crepo perché non so livellarmi. Che rincoglioniti, porco Dio, cazzo. Pensa che Porco. io ho perso un Pokémon e hanno detto che ho gridato perché ho missato 3 volte di fila Meteor Pugno. Se quello è gridding, non c'è nel senso. Ho missato Ragazzi. 3,90% di fila, che cosa dovevo fare Ma la Rare Candy la usi dopo, Ascella? Vabbè, ragazzi, dai, siete. Non un commento perché. Tranquillo, Ah, tuono. bellissimo. Gengar con ritorno associandogli. Pazzesco. Respira, tuono, respira. Ispira e espira. State ancora distribuendo i codici per l'accesso di anteprima. Sapete che io non ho codici, non mi sono proprio informato. Non so neanche come funzioni, tu lo sai. Oh, ma no, li danno dal 14-15. Puoi fare dei drop così in chat. Che chi lo vince ha il codice per giocare la Kaizo prima della release. Ma da prossima settimana basta che scrivi a Rimp o così te li Ok. danno. Tranquillo. Non mi ero minimamente informato, non ne sapevo niente. Cioè, so che ci sono i drop. Però Poli non mi ha. Cioè, Poli me l'ha spiegato, ma io non ho proprio Non ho ascoltato capitissimo. mica che c'ha De Crappo, No, 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 ho pazzesco! Merda! ascoltato, ma non ho. Che c'ha? Pazzia, cazzo! Poli ignorate, si gode, cazzo! No, me l'ha spiegato, ma non ho capito molto bene perché non. Cioè, non ho capito come faccio poi io materialmente a dare questi codici. Poi me l'ha spiegato, ma io, boh, sì, che cazzo me ne frega, ma a me basta che mi dai soldi. A me basta che mi. A me bastano le. Mi sono bastate le 6.000 sub della settimana della Pil 4, poi tutto bene. Wigglytuff. Che troia. Giusto così, cazzo. Distrutto. Oh, guarda che si porta a casa questa. Bravo. No, Wigglytuff, te prego. Wigglytuff, te prego. Bravo. Out. Bene, io sto cercando una più mossa, minchia. Io sono appena uscito dal lab, comunque. Sì, vabbè, sto Pokémon è un fallito vivente. Merda.
Vediamo un po' se troviamo something crazy. Beautifly. Cazzo, il suo riolo interessante. Bello! Oh, Megahorn stabbato su Beautifly. Follia. E Swan Insults. Apror. Megahorn fa più danni in realtà di Smelling, no? Eh sì. Ok. Minchia, sto robo non ha difese, raga. Provalo per il meme. Lunar Dance, Dig Stab. Voglio vedere questo Hippowdon, raga, ma solo perché è palesemente il più grande pippone che si sia mai visto. Grazie, il gozzo molto fresh. È veramente forte. Ok, Hippowdon color change. Wow, non ho capito come ha fatto a prendere così tanti danni dalle mie mosse. Beh, non è malaccio questo, si gioca? Maractus. Bello, Maractus. Siamolo. Maractus è proprio esotico. Oh, Victini, che è preferito, lo posso pigliare. Eccolo il god vero, cazzo. Eccolo il god vero. Io c'ho sto Pokémon, frate, che... Se impara qualche mossa potrebbe anche fare doppia stab. Quasi fatica. Lotto. Niso ha preso il Victini. Lo piglia al Trevio, Victini ha... Perché Victini tra i preferiti ti sei messo? Ma così perché è un 600 BST che era simbolo della Kai. Ah, ok, immaginavo fosse per simbolismo. Sì, però dopo lo voglio metterci qualcun altro di... Io mi sa che tolgo Metagross. Devo pensare a qualche 600 BST. È solo 600 BST, non più, immagino, vero? Sì, sì, 600. Neanche 580, ma follia. Rimperes, fammi mettere Registeel, Dio boy. Alzatomi casa. Porca troia. Follia. Follia. Devo pensare, non so chi... Dai, dammi una coverage qualsiasi. Bravo! Oh! Raga! Buttalo via sto Hippowdon, eh? Un po' lento, però. Quiver Dance, Victini con Quiver Dance che è chiaramente bannata. Sul sarebbe clamoroso Victini Quiver Dance. Assurdo. Sarebbe folle, cazzo. Forse sì, Giraci probabilmente è il miglior preferito. È il top. Vero. Non so che mosse impari, però è tipo Metagross, ma senza problema delle mosse. Fra, ha preso Plaque, il mio Pokémon ha preso Plaque, il Pokémon dopo era un volante, avevo solo mosse terra. Provvidenziale, direi. Ah, buono. Provvidenziale. Mira che terminologia sontuosa che si sta... Provvidenziale questa spennata. Oh, dai, Poudon, che... Il 90% della gente in chat manco ha idea. Che cazzo, sto Victini al 5 mi ammazzo, ma con calma. Vai, ti sta tiritando? Non sembra male, c'è anche Crunch, boh, vediamo. Eccolo. Vai. Nice. Crapo, sparo un nome per Victini. Victini? Sì. Victini perché la vittoria, ma anche la V. La vittoria... il fuoco della vittoria, oh, sì! Il primo, oh, sì! Pokémon. Francesco Proca 5700. Chiamalo Viastro come le carte Pokémon. 16 mesi. Dai, Crappo 16 come il cui diavolo. Con il trattino in mezzo, no? Ma col trattino in mezzo. Esatto, proprio per intenditori. Bussolini, no? Non credo. Ah, perché okay, beh, effettivamente aveva il suo perché, ma eviterei comunque. Mussolini. La lore c'è, non so se la porterei avanti. Dai, trita sto idiota. Minchia, mi è stato Draco Meteor, grazie al cielo. Vai. Ah, cazzo, è vero? Sai che ogni volta skippo lo strumento di Viridian Forest in alto a sinistra? Cazzo, sono talmente facilitati ora gli item che non processo più l'idea che ce ne possa essere uno dietro l'erba. Odd Incense. Oh, beh, non è male. Minchia, non è male, ragazzi, eh. Porca troia. Cazzo di Victini. Non ha troppo attacco, però non è male per nulla. Fammelo vedere, aspetta che non ho la tua live aperta ora. Solo vedere. Sì, meglio. Compound Ice, varie robe. Beh, minchia, dai, è carino. Sì, più che altro Compound Ice con Egg Bomb non è male. Però non ha 100 accuracy. Quanto va Egg Bomb, ragazzi? Cos'è? Bomba tipo 75, 90... si va a 90... Beh, va a 97, calcola, cioè. Sì. Praticamente è 100. Calcola che io in Hardcore Nuzlocke me li rischio percentuali tipo sotto il crit, quindi giocatela. 97. Anzi, forse è pure di più, perché 97
è tuono, no, è pure di più, forse è quasi 100%, sì sì sì, gioca tra. Oh sì, sì, no, l'unica cosa è che non ha molto attacco fisico, però in realtà è essendo Bulky magari se la cava. Ha rinnovato l'abbonamento per 2 mesi. Grazie Andre per il secondo mese, benvenuto. Così alto magari fa comunque di più 3 dopo, anche se solitamente lo capisci già da come lo catturi all'otto, come sale poi, però. Ok, ora sono lotta. Però minchia, sono buamudi. Tanca infinito. Si è rischiato. Minchia, che typing sono adesso, raga? Sono lotta ancora? Sì. C'ho il Pokémon con color change, tuono. Ragazzi, no, tuono non sarebbe granché. Cioè, siamo fisici. Cazzo. No, si sarebbe utile tipo... roba tipo... Come si chiama quella fuoco... fisica 70 di potenza? Mi sfugge il nome in questo momento. Dovrebbe essercene una. In questa gen. Anche Blaze Kick sarebbe. Ah, banalmente Blaze Kick, esatto, sì, infatti. Oh sì! Oh sì! Anche perché non ti misto, oh, mai sì! Così. Dallard ha vinto il Prime per 19 mesi. Poi cos'è Febbre che è influenza. Strarotto qua? Grazie per la compagnia. Zen Headbutt, no? Perché Zen Headbutt non ha 100 cure. Si Zen Headbutt ha 90, con questa sì. La mandi... No, Poison Gas, raga, è andata. È andata. Oddio, beh, no, non necessariamente. Buono. Fanculo cinesi. Technoblast. Grande, hai imparato back to back moss. Allora, Furreso, minchia. Qui il nuovo metagame è far arrivare il veleno, far finire il veleno nell'erba alta e poi curarti con un selvatico blind, giusto? Sì, esatto. Ma ho solo bella, una pozza, non fa grazie del follow, grazie ragazzi di follow nuovi. Cioè, ho solo una pozza, sta roba è rosicca. Qualche mod mi riesce per caso a pinnare il Telegram, ragazzi? O troppo difficile per un mod? Chiedo. Sta roba è un po' rosic, raga. Però. Vediamo. Allora. Hog Bomb. Non fare una mossa offensiva, Venonat, dai. Buono. God. Frustrazione, chiaramente no. Ah, non so se te lo sai, ma te lo dico. Se un Pokémon ti si evolve per amicizia, c'è il personaggio, vabbè, all'inizio lì che se ci parli ti maxa l'amicizia. Ma in realtà hanno messo una roba dall'ultimo update che dopo che tu fai una mossa con un Pokémon l'amicizia si maxa. Quindi okay. Per dire, se tu catturi un Pokémon... che cazzo ne so, lo trasti subito e si evolve con l'amicizia. Dopo che tu fai la prima mossa in battaglia, gli si maxa in automatico. Ah, ok, interessante. Bene, ci sta, è un'ottima shortcut, diciamo. Sì. Eccoci, morti! Esploso? No, c'ho il full rest. Godo, c'ho il full rest. Cazzo, sta cazzo di... Brock! Dai! Qui. Bene. Mamma mia. Godo. Sono senza cure da Brock, però... Che poi, vabbè, al solito, non è Brock, è Petra, ma vabbè. Ormai ma Ale, grazie della gift... Della gift, del ride. Grazie, ormai Ale. È tutto... Soda Pop, bene, ho ufficialmente una cura. E Hyper Potion, ho 2 cure. Sai che potrei smurfare l'out qua? Invoco la Robbery. Oh, ragazzi, ho avuto un Volcarona poco fa che è stato il god più totale mai visto. Sono morto al trainer prima della seconda pale. Guardatevi, cioè, Volcarona assurdo. Com'è che non era? Se non faccio personal best con questo... No, oh crapo, non ricordare cose. Dai, ma veramente? Cioè, bello che ho grosso. Sono morto così ora, assurdo. Non era granché questo, cioè, sto Victini, però alla fine. Ah, simpatico. Vai, palestra, raga, proviamoci. Minchia, non ho neanche pipì. Se riesco a giocare Pluck, meglio, Mamma cazzo mia. Di Intimidate, fai Technoblast, va. Easy. Perché volevo sfruttare la cura dopo che facevo un altro trainer, ragazzi. C'è il full res. Easy. Prima fai un altro trainer, ero praticamente full vita, avevo un Pokémon e dopo facevi quel trainer lì e ti curavi. Okay. Siccome devo usare il full res per togliere il poison. Per forza il full res, non avevo cure. Yes! Chiaramente la devi giocare un po' a rischi, raga. Cioè, non è che si tratta di far punti, devi giocare un po' a rischi se vuoi la long run. Oh, ci sto provando, sono dal capo palestra per la prima volta oggi. Vediamo se... Mi dice bene in qualche modo. Ma pensa a te, che cazzo. No, no, ma veramente. Ma sei veramente un cancro, porca troia. Pozione.
Devi vedere un secondo. Merda, questo qua se ha... Devo giocare Technoblast, raga. Aspetta un secondo che refresh. Color change è un insulto all'umanità, Ma perché ora abbiamo fatto cop così, se volete... Oh, ma possiamo anche pensare di fare una schermata stile... Normal sub? Stile versus, se proprio volete un qualcosa dove si vedono entrambi, i gameplay di entrambi per bene. Faccio. Ora sono andiamo tipo secondo lotta. Merda, ma che incubo, raga. Ho missato. Mi lagga. Ragazzi, mi sa che lagga un pochino. Sì. Ok, ora sono tipo normale, ho la stab di Technoblast. Ma pensa te che... c'hai una cura. Palla, non mi lagga, ragazzi, troppa roba. C'è una modalità squadra apposta, c'è già la modalità squadra messa, però magari chi ha telefono appunto va peggio, altro, ne abbiamo parlato prima. Ingiocabile questa cavo palestra, tuono, ingiocabile. Ah, sei morto perché non mi fa... cioè tipo non mi refresciavo perché ho troppe robe aperte, sto col portale. Ingiocabile, ingiocabile. Cresselia con Voltaico, Let's Smash, Tank, ingiocabile. Mi tolgono la stab per no color change. Adesso qualcuno ti dirà che hai trovato, tanto. Ingiocabile, ingiocabile questa palestra qua. Va bene così, Magmar. Carino. Vabbè. Un po' Pinga strano. Colade, è vero. Vediamo. Allora, vediamo cosa fa. Ho giraci sul serio, mamma. Sì, aveva Rocked Cresselia. Il problema è che poi cambiandoci typing aveva un giro di mosse per cui ci faceva sempre danno, raga. Ingiocabile. Sapete che questo Magma io lo proverei. Comunque a Fire Punch e Stab. Ma ha tolto 12, eh. Vai. Modo. Minchia, stai in giro buono con Mudkip tu. Ma sì, Out of Lab, Switcher o anche no, probabilmente. Bernato, no. Godo. No, danno è inesistente. Vedi Hyper Voice che fa. Dimmi pur. Ma com'è che culo? Ce l'ho anche detto, è rimasto... Cazzo, l'ho detto, ma mi ha tolto 12 non 13, che cazzo vuoi, Jomek? Cioè... Cuore stampo. Cagapalle che siete. Dio che... Oh! Struggle bug. Sto Magmar è onesto, potrebbe... Trovassi il Magma Riser, raga. Grazie Eva Troia del follow. Un beh, nickname molto interessante. Questo è il nickname, c'è poco da fare, vostro onore. Era lì e io l'ho detto. Esatto. Sono comunque un signore e ringrazio. Cioè, cazzo, ma abbiamo traccia come abilità, raga. Ci avete ragione. Questo è un incubo. Dobbiamo stare attenti all'abilità che tracciamo qua. Cos'è? Snatch? No, lascia perdere. Tieni Hyper Voice. Beh, allora, sapete cosa? Spero di beccare una setup fisica. Beccassimo Sword Dance potrebbe davvero essere un Pokémon serio. Qua abbiamo tracciato Multiscale, buttalo. Sapete cosa? Con tutte le belle abilità di questo gioco o... No, contrary. Allora, con tutte le belle abilità di questo gioco, traccia potrebbe essere pure un po' più utile rispetto a quanto lo era prima. Comunque state parlando con uno, ragazzi, che ha portato alla Lega tipo 3 Pokémon con color change, quindi non ho più paura di nulla. Uno ha quasi vinto. Non ho più paura di niente io. Chi è che aveva color change che ha quasi vinto pure? Un Grampig, fra se lo vedi dici com'è possibile. Ah, ho presente, era su Fire Red, no? Che sì, l'ultimo su Fire Red. Uno dei Pokémon più imbarazzanti che l'umanità abbia mai visto, è quasi vinto alla Lega, assurdo. Cazzo, me lo ricordo. Minchia, c'erano i primi 4 Super 4 che erano completamente... Dei bot allucinanti, assurdo. Manco Poli, cioè, sta roba. Mamma mia, me lo ricordo quel Grampig lì che... Sì, aveva molti HP tipo, no? Mi pare. Aveva... Non so, mi ricordo, aveva molti HP. Aveva molta special defense, a me sembra. Ma aveva pochissimo special attack, aveva giusto Flamethrower, Thunderbolt... e poi giocava di ghigliottina sto palo. Flamethrower, Thunderbolt, Confusion Stab, che capirai... E merda, e poi alla Lega faccio... Raga, io gli do ghigliottina... E ho preso almeno... Hai fatto fare ghigliottina ai trainer della Lega. Ho preso almeno 5 kill con ghigliottina alla Lega fondamentale. Incredibile. Poi non mi ricordo, aveva perso comunque al primo Pokémon del campione in maniera un po' sciagurata. Ma era stato abbastanza clamoroso, sì. Questo non mi ricordo che problema. Di rottissimo su Fire Red hai avuto quello Scizor là, madonna, c'era uno Scizor. Bello, molto forte. Lui aveva perso alla prima... Alla prima hit del primo Pokémon del campione. Non tirerà una Fire.
Non ha mai, l'avevo Ed era beccato uno un sacco. slow, bro, no? Slowbro, non l'avevo beccato un sacco di volte durante Non me lo ricordo l'avventura. ancora. Faccio, mi tiro gli X-Item, dai, questo qua non ha una fire, minchia, Sacred Fire. Letteralmente distrutto. Non ho idea del perché abbia switchato su allenatore, eh? Non me lo chiedete. Mamma mia, quante Protect, dai, basta, Boh, scioppa. ragazzuoli, sti credili qua è l'unico che posso trastare, no? O provo uno in su, uno Minchia, questo è un nell'erbaina mezzo. alto. Questo credili che c'hai è proprio coglione forte, Sì. eh? Cioè, trastare No, questo è mi proprio posso. da disperate. Non ho visto che abilità ho Mamma mia, tracciato. piuttosto provo Pignite. Che Vai. eroe. Beh, sì, lui in realtà è Ale, ti 40. prego, recuperati il Volcarona di poco fa, ti Merda, prego, Ale, mamma gli ho mia, preso basta. Moody. Gli ho preso Moody, gli ho preso Moody, gli ho preso Moody. Non si capisce un Ma cazzo. Abbiamo entrambi cazzo Moody. che Ok, ci giù. il cheater con l'abilità bannata. Gli Ma abbiamo non era preso. bannato, adesso ti scrivono in chat. No, vabbè, È contraccia contraccia, però. te. Cos'è che ha fatto? Perché mi ha ospitato? Merda, gli ho tracciato Flashfire, vero? Ma vaffanculo. Qua perché sono distratto, raga. Qua perché mi sono distratto, mi sa che gli ho tracciato Flashfire. Contrary è bannata? Penso di sì. Tuono. Sì, se hai le mosse. Sì, è bannata se tipo mosse di come Dragomitero. Non puoi usarla Ovviamente. con mosse che ti boosterebbero se avessi Contrary. No, ho appena imparato Attract. Cioè, questa è Eccoci qua. veramente. Qual era la chance che oggi avrei trovato un Pokémon che imparava Attract quando faceva la coop con Sheer Creepypot? Force. Oh. Fermo. Sì! Oh sì! Sheer Force è una Oh roba, sì! è una bella abilità. Achillibus ha Dai, iniziato il suo allenamento per 12 Nomadmar! mesi. Hai Buongiorno. trollato. Ma non lo fai mai, però forse andava tenuto. Giù. Non lo fai mai, Sì, perché. ristappa. Cioè, boh, sì, ci stava, Vabbè, per voi forse. si è meglio, chat. Lascia perdere. Grazie, Achillibus, per il Prime, benvenuto. Che palle, dai, Ti mi potevo devo giocare stalkerare un'altra qua, cura. guarda. Vabbè, Vai. giochiamoci un'altra cura. Guarda, te le vuoi togliersi. Sono mosse di danno, vorresti, però. Sto Magmar maledetto le sta provando tutte per entrare nella storia, raga. A 42 di attacco fisico, al 19, veramente da galera. Ma lui ci crede lo stesso. Tira Ma sta Spike posta. Cannon, Non sai che ti dico. Vai. è male Spike Cannon, guarda. No, È una mossa che buono. comunque di base al minimo ti fa 40, potrebbe arrivare pure 80. Una bella mossa. Comunque è buono sto Pignite, Ma infatti, ragazzi, è bannata solo se hai quelle mosse lì, contrary. Però se hai quelle mosse lì è completamente rotta, Dio eh. Fai vedere buono, cosa cioè. prendiamo di abilità. Friend Guard, vabbè, questo è Altrimenti lo inutile. puoi trastare il Pokémon se non ha quel tipo di mossa là. Ok. Merip Fire Punch. Rock Climb, no Confusion. Dai, ma che sfiga, ragazzi. Io sono abbonato alle cazzo di Confusion di Rock Climb. Vabbè, unlucky. Ma guarda te, porco dio, odio cane, porca madonna, vaffanculo. 37 self-hit di. C'è una percentuale del 100% di self-hit di Confusion da Rock Climb. 100% c'ho. Vabbè, non siamo usciti dal dungeonino, purtroppo. Tuono, vaffanculo, ti vedo che ridi. Bello come dice il rosario, Crappo. E poi dopo, dai, non siamo usciti. Dopo torni serio un attimo, però. Prima hai detto il rosario, è pazzesco. Prima il rosario, poi il. È giusto. Centro. È Beauty, impazzito, esatto, Beautyfly, che Pokémon, l'impazzito. Beautyfly. Ma Guarda intanto te, si che sta muovendo. mosse! Guarda che mosse! È un Beautyfly, sta merda! Guarda che mosse! Ed è un Beautyfly! Ma che palle! Stiamo perdendo Questa creepy, Weak ragazzi. Armor, potrei anche farcela. Aspetta, Oh. aspetta, che sono out. Porco dio, se critti, ti giuro che caccio una bestia. Ok, bene, molto bene. Raga, quanto vogliamo cursarlo sto try? Vogliamo provare la run matta con Beautyfly Flash Fire? Beautyfly Flash Fire? Quando ci sentiamo matti oggi, Massituono? Guarda cosa regalo ai fotografi. Guarda, vieni a vedere cosa regalo ai fotografi. Guarda che Sì, Pokémon che stiamo per mandare al macello. lo faccio vedere anche alla chat. Lo faccio vedere anche alla chat. Cioè. Vai. Vediamo un secondo. È il suo momento. Beautyfly, ah, minchia. Guarda che Beautyfly No, con no, no! lo Motor spread di Drive, che stats sfiga! perfette. Motor Drive, che sfiga! Aspetta Crappo. che però non attacca questo, aspetta. Comunque, veramente scuri troppo, Crappo. Cioè, Beh, devi sì, darci un Beautyfly taglio. effettivamente. È Beautyfly in effetti. Mirror Coat, ma porco. Beautyfly è un'enorme sculata, se possiamo dirlo, Punch. cioè. Shadow Punch. Easy! Easy! Oh, scherzaci, questo se prende Sword Dance non è malissimo.
Io ragazzi, cosa sto facendo qua? Nel mentre a Rock Type, beh, no, gli posso dare l'apicot, no? Sì, dai. È vero che si può usare Leech Seed se un Pokémon fa palesemente schifo come Beautifly. Questo Rimpe, dai, dacci conferma di questo. Dai, Rimpe, vero che se giochi un Pokémon così de merda puoi giocare. Non ci sono mosse bannate. Sarebbe una meccanica simpatica in realtà, cioè che se giochi Pokémon proprio brutti te li puoi giocare. Una meccanica quasi interessante. La proponiamo. Guarda, dai. Sontuoso. Didens. Bravo. Dark Void, è pazzo questo, eh. Con anche Dark Void è completamente pazzo. Attract Dark Void, le tengo entrambe. Ma questo raga, se era Huge Power era un Godmon, altro che. Questo con Huge Power era un Godmon vero. Prima lega vinta della Kaizo V, Beautifly, Huge Power e... Minchia, ha preso Water Sport, stavo volando. Se era Water Spout era interessante la situazione. Flash Cannon. Distrutto. Oh, intanto non fottete con sto Pokémon che è alla foresta. Fai Cannon, vai. Se becca Quiverdance... ma Quiverdance è stato mi boosta le speciali. Se becca Quiverdance la gioco anche se contro le regole. Sì, però dai, Quiverdance su quel BST lì dovrebbe essere legit, mamma mia. Perché così almeno invoglia a fare delle run più esotiche, sarebbe carino rendere delle cose legit per i Pokémon sotto 400 base stats, oltre ovviamente a Huge Power. È simpatico, a prescindere da questa run qua che realisticamente finirà a breve, perché voglio dire, va bene tutto, ma comunque... Mamma mia, Pignite impazzito, il Pignite che ho trastato prima, Ultimi due trainer del boss che fa Brock, impazzito. Comunque stiamo giocando della gente mai vista nella storia, Non vorrei... Già metti la revenge su Water Pledge, comunque. Stiamo giocando i Pokémon peggiori che l'umanità abbia mai visto in questo momento. Se uno entra adesso in stream dice, vabbè, non ho capito. La qualità. Cazzo, veramente. Qualità del gameplay. Oh, mio Beautifly, ne mancano tre per finire il... il dungeon. Vespiquen. Mamma mia, è impazzito Pignite. Stecca anche il Glady. Ci dobbiamo curare sul selvatico. È pazzo questo, ragazzi. È fottutamente pazzo sto Pokémon. Easy. È un folle. È un folle. Dai, cazzo, però dammi delle cure. Me le merito, minchia. Guarda cosa sto portando avanti. Se non me le merito io, non so chi se le merita. Boia, Regigigas. Dark Void, sì, addormentato. Ridicolizzato. Cazzo fa Dark questo? Void. Gunshot. Sei in difficoltà, Devi sperare che dorma molto con Dark Void. Sì, vabbè, ma cioè, si sveglia ogni volta subito, ci avrà Early Bird. Probabile. Altrimenti è incredibile. Oh, ultimo allenatore e supera il... Magmortar, unlucky, mi sa che è andata. Non è vero, l'ho shottato! Il crit è distrutto! Hai sculato, ok? Cazzo. Te lo dico subito. Mamma, che vergogna. Che vergogna. Bella, Mastro. Sì? Funziona che chi fa più out of Brock si fa una delle polacche che hai messo ieri nel gruppo Telegram. Silver Wind Stab. Peccato che è speciale. Non gliela metto. Oh! Per lo spread di stat che avevi... Beautifly è da Brock, eh? Deve farsi gli allenatori, ma il mio Beautifly ufficialmente da Brock. Se faccio auto con Beautifly, ho fatto un auto con Solro, qualcuno con Beautifly, è veramente da manicomio, Kaizo, ma gioco solo Pokémon che hanno delle base stats imbarazzanti. Guarda, è vero, come titolo di un... per YouTube, cazzo. È un titolo che potrei dare, cazzo. Crappo, questo Beautifly non riuscirà mai a superare Petra. Sempre Beautifly al quarto capo palestra, chillo con mille di cura. Ma sì, più avanti del Volcarona di... Oh, Kingdra, attenzione. Più avanti Kingdra. Del tuo Volcarona, beh certo, non è già fatta. Beh certo, sì. Quindi quel Volcarona che rimpianto. Proviamo, amici Boot, vediamo che succede. Vediamo che succede. Ivysaurung. No, Landorus, frate. Ma Landorus è ingestibile. Oddio. Vice Grip. Beh, certo, moriamo nell'erba catturando King. Easy, distrutto Landorus. Revenge. 20 di spin, by the way. Volcarogna. Esatto.
Ok. No, facciamo che qua mi curo, che fa solo struggle bug sto clown. Niente, ha fatto round. Unlucky. Ragazzi, c'è sto Juggernaut o c'è huge power o non capisco. No, ma perché così poco danno? Avevo crittato prima. Merda, mi sa che mi sono distratto un attimo. Sai che è andata, tuono. Ma c'ha huge power, ragazzi, non capisco. Cioè, qua fa un danno disumano, eh. Bella, Zani. Però c'è Kingdra, bro. Vabbè, unlucky. Voglio provare King. Oh, bidone, diciamo. Rispetto per Beautyfly, chat, è arrivato da Petra. Non credo che riuscirà a vincerla, ma... Assurdo. Ci ha provato. Proviamo. Wing Attack. Constrict. Aerial Ace. Wing siamo Attack sulla, è fuori uno. Chinchou. Fusion Bolt. Jun. Chandelier. Ma chi te l'ha detto che lo catturi, Gianni? Scusa, in che senso lo prendi? Cioè, la chance di cattura lì è più bassa di quella di fuga. Perché la fuga aumenta di volta in volta che provi a fuggire, no? Quindi. Tuono, è andato Beautyfly. Ci ha provato fino alla fine. He tried so hard, but in the end, it doesn't even matter. Ci ha proprio provato. È arrivato al terzo di Petra. No. Ma Chandelier di Sequel Crash non era gestibile. Un peccato. Boh, o Thundershock o. Vai, Thundershock. Non puoi comunque. Lo prendevi o non lo vedevi? Sì, sì, puoi, certo, Luxer, che puoi. In che senso non puoi? Certo che puoi prendere il Pokémon. Sta run chat ve l'ho proprio regalata. A sinistra. Soak contro Metagross. Sto cazzo, Metagross è preferito. No, ragazzi, non lo pronuncio il nickname di chi ha followato ora. Anzi, vi banno se scrivete finitela, ragazzi. Allora, ragazzi, nel senso. Allora, tuono, c'ho un Pokémon interessante. Dacci un occhio. Ah, minchia, ma Nogard, avevo gunshot con Nogard, cazzo. Aspetta, secondo che questo è un Pokémon interessante. È curioso, sicuramente. Fammi dare un occhio al Crappongs. Noterai un po' di dettagli. E più lo guardi, e più rimarrai perplesso, slash stupido. Minchia, cioè, questo qua è un Pokémon del Masseo. Questo è strano, eh. Questo è 9 di difesa, Dragon Rage gratuito, Psy Beam Stab. Color pazzo change. Mon. Pazzo Pokémon. Questo potrebbe fare un lavoro, eh? Oggi a pronunciare il mio nome. Sai Beam. Ok. Questo è il problema, vedi, Metagross non imparando mosse, viene un po' nerfato da sta roba. Water Pledge. Vediamo un po' come va. Oh sì! Water Pledge è una merda. Oh sì! Simone 6283 ha rinnovato l'abbonamento per 4 mix mesi. Tra Water Gun e Gamori. Un mix tra Water Gun e Water Pulse, cioè proprio da galera come mossa. Grazie Simone per il quarto mese. Metagross è veramente incazzato col mondo, sì sì. Ma infatti Dragon Rage. Il fatto che non impari mossa, però secondo me lo fregherà contro il capo palestra, perché non può giocare di solo Dragon Rage. Sì. Però comunque hai Psy Beam Stab. D'altro, per dire, Dragon Rage arrivi avanti, poi dopo non ha effetto sui non Dragon Rage, dico da leggenda, dopo non ha effetto sui come cazzo folletto. Si chiama il typing nuovo, folletto, sì. Cioè, ti dirò di giusto. Più, dall'ottava gen Dragon Rage è una mossa che è stata proprio rimossa dai giochi, non la puoi più giocare, cioè non esiste. Quindi addirittura a un certo punto potrebbe succedere che a un certo punto Dragon Rage non sarà più parte della Gaizo. E lì potremmo piangere sulla tomba di una delle mosse più storiche. Porco Dio, che danno. Merda, immagina quando arriverà quel momento, cazzo, che ci sarà l'update dove l'update dove tolgono Dragon Rage. E quello che lì si piange sulla tomba dell'eroe, sai, no? Quante gioie che ha dato, però. Anche quante carogne, perché poi quando te lo becchi contro in Irli, in realtà. Sì. La vedo grigina per sto meta, raga. Preso, si gode. Bello Sismitod. La vedo grigina per sto meta, Gross. Sembra che faccia un po' troppa fatica. Non sarebbe stato... Oh, ma Sismitod ogni volta che lo rollo è interessante. Poi per qualche motivo fa schifo in realtà. Sismitod è uno dei miei Pokémon preferiti di Unima. Di quinta esatto, gen. C'è lo. Che lui mi piace un sacco. Sismitod è bello. Poi io mi rendo conto ogni volta che lo vedo di quanto cazzo è bello Rotom, madonna Rotom. Anche Rotom è un gran Pokémon, signor Pokémon, sì sì. È solo provo blind, un bel Rotom 440. Dragon Range. Dai, veramente hai retto, ma come cazzo fai? Pazzo.
Io calcola che io adesso in sto dungeon sto giocando Mirror Move per risparmiare i PP di Dragon Rage. Sono veramente un criminale. Ace. Ok. Wild Charge, raga, è sprizzalampo. A recoil, per questo non lo sto usando. Un ricercato da quanto è criminale il Krappongs. Non la sto giocando folle. Perché non ci credo. Ho preso. No, no raga, cioè. Buono. Ma se si è autodefinito criminale perché è troppo pazzo, probabilmente. Dai, ragazzi. Ma guarda, guardate sta roba, chat. Ma com'è? Ma com'è possibile? Che è successo? Ho preso veleno su Metagross perché nel turno in cui ho preso Poison Touch mi ha cambiato il typing con color change e ho preso il veleno. Puttana, quello veramente è abbastanza assurda come roba. Ah, porco due. Beh, comunque avevo l'old gatone. Diciamo che ho tamponato. Sì, ma non ho di nuovo cure arrivato alla... Vediamo, allora, in teoria c'è l'ultimo. Possiamo anche giocare Wild Charge, magari, se ci dice bene. Smelling Salt. Ora sono tipo normale. Mirror Move, piglia Smelling, bene. Sì, poi una certa comincia la gara e non va, non so perché. Te la stiamo a Rotom. Allora, Aerial Ace, vai, let's go. Aerial Aceong. Aerial Ace. Puzza un po' qua. Aerial Ace again. Yes! Che sei che ha fatto? Ok, Metagross è da Brock, raga. Buono. Bello sto Rotom. Okay. Un po' fragile, però. Interessante. Più che altro se si tappi fa ricatte. Beh, Picha Berry su un tipo acciaio con color change. Già hai capito come andrà a finire. Fate bravi in chat, raga. Tanga, Wave Incense, Magma Riser, okay. Reaper Clot. Fresh Water, dai, ho una cura. Buono. Curiolla per il Krappongs e il Metagross. Vai. Tecnicamente la prima palestra, essendo anche in stile Sibrock, come livelli OP Dragon Rage. È ancora molto forte, sì. Cioè, calcola che è un 2 hit garantito. E non ha hita neutralmente tutto, quindi è una mossa troppo forte in early game. Che comunque è una soluzione offensiva che quando non sai cosa fare, tiri quella. Molto forte. Gente, proviamoci. La 150esima palestra. Vai. Merda, senti la piangina proprio, com'è folle, com'è assurda, cazzo. Finalmente ho shottato un po' con Psy Beam, bene. Una parte della borsa tutte per le cure, tutte le volte faccio casino per trovarle. Sì, ci sta quello lì, forse ci stavano già lavorando, perché aveva detto anche il Fazzone di fare una parte della bag dove... Sì, è una buona idea, sono d'accordo, sarebbe figo. Sì, sarebbe molto figo. Sì. Vai, proviamo, chat, vediamo come va. Non penso neanche sia complesso da fare, considerando tutto quello che hanno fatto. Immagino che quello lì sia una roba che non è molto ci credo. Più easy. Niente, ma final gambittato, raga, che vi devo dire? Ora sono tipo lotta. Però vuol dire che si è ammazzato, no, il suo? Sì. Quindi dai. Oh, qui probabilmente con la difesa che ho, forse... Lui cos'è che ha fatto final gambit? Vabbè, cioè, Wild Charge, qui muoio di recoil. Che è 1 su 4. Oddio, no, in realtà non muoio di recoil. È difficile morire di recoil qua. Final Gambit fa danno pari agli HP del Pokémon che la usa. E il Pokémon che la usa muore, giusto, Crappo? Mi chiedevano in chat. Sì, esatto. Cioè, tutti gli HP che ha te li togli a te. Quindi se ha più HP ti shotta. Se ha più HP di te ti shotta. Se ha meno HP di te non ti shotta. Lui muore sempre. In teoria se tiro Wild Charge Outspeed ho buone probabilità di tankare. Gattiamo sul... Grido un po'. Mossa Run Killer, sì. Sì. Ho gridato. Ok, bene. Oh, proviamo prima l'Olgato. Se mi ammazza, mi ammazza, raga. Cioè, devo rischiare qui. Ma raga, porco due, sto cavo palestra è rotto. Oh, Outrage! Dai, che danno ha fatto di Outrage! Fra, ha fatto un danno atroce di Outrage. Ragazzi, è il momento del greeting. Mirror Move, intucopiamo Outrage fisica e proviamo a sweepar. Abbiamo perso. Dai, vediamo. Voglio vedere un attimo abbiamo sto perso, pezzo perso, del perso, 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 perso. Avevamo Outrage 120 stab con 100 d'attacco fisico. Non abbiamo shottato Tyranitar 5 livelli sotto. Gente, troppo rotta minchia. Questa. Troppo rotta questa copa palestra. Aveva... Ci ha giocato Aerodactyl, Tyranitar e chi minchia. Era quell'altro...
Ah, non ho visto. No, no, rotta. Ah, poi Metacross aveva dei difetti proprio tecnici, non è che poteva fare molto oggettivamente. Lo so che avevamo la difesa dei puffi, raga, però... Whimsicott Final Gambit! Sì, no, un incubo. 530 di BST media. È vero che avevamo la difesa dei puffi, però è anche vero che era una 60 Outrage, eh? Voglio dire, poteva anche vediamo tankare, se riusciamo a pullare il bosco con sto Rotom. Sei ancora con Rotom? Interessante. Sì. Ma perché mi sono un attimo anche fermo... Sì, vabbè, minchia. Sono morto. Sei ancora incredibile. Oh, gli A-Killer non avevano tutti gli A-Killer? Perché non mi ha ucciso? Perché non è detto che ce l'abbiano. Ah, ok. Quindi non tutti i trainer. No, questo qua penso. Letteralmente non mi ha ucciso che... avevo capito così, però a quanto pare alcuni no. Beh, se non ti ha provato a killare, se ho visto che ho usato Riccio Scudo, quindi è proprio impossibile che ce l'abbia. No, esatto. Ah, merda, Outrage era 120 perché ero tipo lotta. No, allora ci stava il danno. No, ok, allora ero onesto. Color Change ci fregava. Cioè, hai ragione, raga. Beh, allora, poi i Pokémon con Color Change sono proprio difficili da giocare. Cazzo, il Volcarona di prima. Buon pomeriggio, bella Buddha Suprema, sì. Buon di capo. Buon pom, capo. Allora, un Sandlash tattico. Mad Shot. Buona speed droppata, Poison Jab. Ai ai ai. Ciao Paolo. Una pozione. Poi è palo. Vabbè. Peccato, raga, si potrebbe provare un Evoran con Rufflet, eh? Sarebbe anche carino, però evolvendosi al 54 forse... Ma basta Final Gambit! Codio. Vai, prossimo. Maturo, crappo, dai, non... Maturità, hai ragione, maturità, vai, è inutile. Maturità. È solo un gioco. Dodo. Esatto. Quella deve essere il mood. Quella è solo un gioco. Ah, siamo... certo, qua crit, altrimenti uscivamo, assolutamente sì. Ci stiamo cazzo, divertendo del resto. È impossibile rollarlo, Sì, figurati, io sto a giocare Dodo contro Lugia, voglio dire. Il gambetto finale. Ah, bello. Pokémon senza mosse, zero mosse. Destra. Sul jump. Togepi andrà sicuramente. Beh, Togepi si vuole per amicizia, vero? No, ragazzi, Final Gambit non fa il doppio degli HP se il Pokémon contro donna. No, non credo. Non credo. Penso che succeda. Sì, niente, neanche una speranza, Togepi, per te. Non te lo meritavi, evidentemente. Ma io ogni tanto mi metto anche nella mente dei troll che vanno a chiedere sta roba. Cioè, devi pensarlo, bro. Cioè, devi studiartela proprio. Sinistra, Glay. Tipo, ti fai l'elenco in nottata e poi lo chiedi il giorno dai, dopo, raga, cioè, nel senso, non voglio essere fastidioso, ma guarda che bello questo Pokémon e guarda che mosse c'ha. Ma porco due, ma perché? Ma perché devi essere così tossico? Sì, ciao. Ma come... Si è con Spora... Allora, curati un secondo. Io crappo, pullo, mi sale le ultime due run, poi dopo ti raido, così io vado poi dopo a fare un paio di robe. Eccetera. Vai, ci sta. No, io tiro ancora un po' dritto, poi tipo penso per le 18 e qualcosa, staccherò anch'io comunque perché... Sì. Perfetto. Poi tanto io ho live anche stasera, quindi... Che fai stasera di bello, crappo? C'ho da giocare un po' il post game di Nero 2 e poi Pokewood. Da tirare avanti quel format lì. Ok. Indovinate che mossa abbiamo? Esatto, è proprio lei, Final Gambit, incredibile. Nessuno l'avrebbe mai detto, eppure è successo. Inaspettato. Ice Strike, Full Swipe, Ice Punch. Ma potremmo anche provare un... No, facciamo un po'... Ok. Frizz? Ma figurati, Dio cane. Mi sa che mi... Aspetta, chi aveva priority, raga? Lo so che c'è appena stato, solo che sono i tipici momenti di confusione. Attaccavo prima io o lui? Sta zitto, non stop. Tutto bene, Pert? Attaccava prima lui, no? Ok, no, perché... Ok. È bannata Moody, quindi? Sì, Moody. Dai, sì. Che palle! A Poli non piace proprio il divertimento, eh? No, lui è proprio... Cioè, Guarda questo troiaio di un Aggron, perché non dovresti giocare questo ragazzo? Questo ragazzo bro, del vivaio. No, attaccava prima lui, raga, non mi fa fuggire. Solo nei 420 più è bannato, Moody, dicono.
Ok, non c'è problema. Abbiamo appena trovato Whiskash. Si prende lui. Andrew's back. È il primo, della Kaizo of V, gente. Pronti? Vabbè, te Trunks ti guardi Diokane le sdrogo corse, per cui cioè, non è che hai capito, ognuno c'ha i suoi gusti. Eccoci qua, ecco il flaming. Distrutte le sdrogo corse morte. Oh sì! Oh sì! No, però oh, sì! Cioè, Nick Meister 42 ha rinnovato l'abbonamento per 13 mesi. Ciao Crap. Sono la vita, vedi, quindi alla fine ognuno c'ha le sue. Cazzo, raga, che palle, con un po' più di special attack era buono vero. Ti sto flammando per un qualcosa che faccio anch'io, come dice, è come classico. Sembra tipo Atrix in stream quando Atrix dice "No, no, ragazzi, non fumate, lui fuma", cioè che cazzo. Non lo so. Clown. Non lo so, raga, mad shot stab, ho capito, però cioè, mi sembra proprio amatoriale sto Whiskash, eh? Anche la storia delle mosse che succhiano vita fa il doppio se fatte da un Pokémon femminile. Vabbè, eccoci qua. Basta, ragazzi. Merda, veramente. Ho comunque i malati che... Classico. Le coppe portano sempre però a malattia totale in chat dei noti. Infatti, disastro. Gyarados. Vabbè, lo so, Jess, lo conosco da una vita. No, cioè, raga, fa abbastanza vomitare questo Whiskash. 18 in special attack, scherzo. Scouting. Avesse delle grandi mosse, raga. Questo c'ha mad shot come unica mossa offensiva. Becca un volante, gli batte il 5 con force palm, nel senso. Gyarados in compenso come... Water Pledge sta. I'm done. Basta, troppe robbery oggi, ragazzi. È andata? Mi devo refreshare, sì. È andata così, molto bene. Troppe assurdità accadute. Noi proviamo. Crappo, ti ringrazio per la compagnia. Ti ringrazio un sacco per la compagnia. Poi sicuramente ci sentiamo per settimana prossima. Poi magari ci becchiamo anche a Milano. Vabbè, robe fuori dalla stream, quelle. E nada, quindi io, ragazzi, vi raido Crappo ora. Goditi la mia sub tassata. Esatto, cioè i soldoni, cazzo. Tutta tua. Girati il crappone. Dai, basta, giratina. E nada. Buona live, crappo. Ciao, champ. Buona serata, ciao, bello. Bella, bella. Allora, slog un secondo disco. Allora, fammi chiudere tutto qua. Oh, là. Ok, adesso vedo tutto per bene. Cerchiamo sto Gyarados, raga. Non trasso, raga, perché ha troppo poco special attack. Cresce male, fidatevi. Cioè, cresce troppo male. Avesse delle buone mosse, dici, vabbè, senti, provo a carriarlo. Magari becco una setup. Però con solo mud shot sarebbe proprio poco senso. Avrebbe proprio... cioè, nel senso... secondo me vi ho già regalato quella run con Beautifly. Adesso possiamo provare a prendere sto Gyarados. Se solo spawnasse. Comunque abbiamo trovato un Gyarados con una stab. Vero che è Water Pledge. Che non è proprio la stab delle stab. Però il danno al 3 non mi sembrava neanche malvagio. Gyarados comunque ha tante BST. Se può fa. E raga, anche se prendesse Calm Mind, vedete che non basta. Abbiamo bisogno di Tail Glow o Nasty Plot. Ma il problema è che lo potremmo anche pensare di farlo se avessimo... pure Water Gun. Oh, Gesù Cristo. Vabbè, piglialo questo qua. Solo stab. Grazie per il raid, tuono. Benvenuti, ragazzi. Da quanto tempo? Cuccatevi sto Gyarados. Allora era proprio tuono il problema. Beh, allora, non impara delle mosse. Cioè, non impara mosse, però... I mean... parte già con una discreta coverage. Se imparasse qualcosina non sarebbe male. Abbiamo Defiant, che ci aumenta l'attacco fisico in caso di Intimidate. O, beh, di qualsiasi drop delle stats, quindi... potremmo anche valutare di tenere lì una fisica all'occorrenza. Beh, questo lo trusti garantito, eh? Bisogna sperare magari che... bisogna arrivare al 21... bisogna arrivare al 21, è già un'impresa. E poi... e che te devo dire?
Shockwave dovremmo poi tankare Mirror Coat. Ok. Qua Pozzi. E qui Water Pledge. Anche se arrivasse Mirror Coat. Va bene. Abbiamo bruciato la cura, speriamo di trovarne altre. Del resto non penso di avere alternative. Che Pokémon, raga. Peccato per quella difesa lì, però compensa con gli HP, dai. Buono. Ecco, questo è esattamente il problema. PNG Color Change, ho visto bene? Che culo. Easy. Giustamente appena gli ho dato la stab elettro. Va bene. Non eri più, c'era cioè, bisogno di curare o sbaglio? Non avrei mai shottato Nisokex. Non avrei mai shottato, bastava vedere i danni che facevamo. Non si shottava. Molto banalmente. Ok. Quindi logicamente se lui avesse fatto Mirror Coat o anche solo roll alto di Cross Poison si era morti. Considerato che parliamo di una pozione... Non mi sono neanche curato, che pazzo. Considerato che si parla di una pozione su un Pokémon che peraltro ha già 53 HP, ci sta a bruciarla. Ovviamente speriamo di... Dovremmo beccare delle cure grosse. Proviamo, dai. Cioè, il Pokémon c'è. Il dramma è che non prende mosse, però se scula il dungeon dovrebbe riuscire ad arrivare entro la palestra al 21, avere un'altra mossa, se magari quella mossa è speciale, e rolliamo una cura che riusciamo... perfetto. E rolliamo una cura che riusciamo a portare alla palestra, potrebbe essere una buona run. Certo che finché tiriamo sugli Sharp Beak non si va da nessuna parte. Poi ho già fatto Shock, intendo dopo aver fatto Shock. Dopo aver fatto Shockwave si moriva. Cioè, dopo aver fatto Shockwave non veniva giù. Riguardati il VOD, trustami, non veniva giù. Abbiamo tirato Shockwave e non Water Pledge per resistere all'ipotetico Mirror Coat. Perché roll alto ci avrebbe shottato. Trustami che ci ho visto bene. Water Pledge. Ancora Color Change. Vediamo se riesce a confondermi di nuovo. Incredibile, non mi ha confuso. Questo è una vittoria ormai. Buono. Perfetto. Vai. Livello di PP, siamo ok. Cioè giusto da magari ogni tanto alternare Water Gun e Water Pledge. L'unica cosa. Ma raga, ma sono troppi danni. Ok, eravamo in speed time, onesto. Cioè, sto dungeon è proprio macellaio. Water Pledge 75, Water Gun 60. Dovrebbe bastare. Crit, non saprò mai. Ah, era Extreme Speed, giusto, non era time. Bravi, me l'ero perso. Bishall. Dai, la Kasib, cazzo, dammi una cura. Ok, vedi che... Vabbè, comunque con un drop della statistica vai a poco di attacco fisico, non è comunque giocabile. Però ecco, diciamo che sicuramente meglio di Wonder Room è Magico Zone, quella che disabilita gli effetti degli item. No, All Defense and Special Defense Stat Switches. Che in realtà potrebbe essere quasi una mezza idea. Oh sì! Però qualsiasi mossa di danno la sostituisce. Bet 17 ha rinnovato l'abbonamento per 6 mesi. Grazie Bet per il Prime. Oh, spero di non essermi perso delle sub. Nel caso, vabbè, io vi ringrazio tutti, vi voglio tanto bene. Vai. Ok. Golurk. Legend. Nice. Livello 19. Scyther. Shockwave. Livello 20 quasi. E altro Shockwave. Livello 20, allora in palestra ci siamo. Ora, qui se viene fuori una cura. Bene, ancora la Kasib. Ah, dai. Male. Il problema di questa Kaizo, almeno dell'early game, è che è proprio difficile trovare cure, raga. Sembrano molto diluite. È vero che ci sono una quantità di item atroci, Però a maggior ragione uno dice... Probabilità di cura dovrebbe essere abbastanza alta. Minchia, il vuoto. Una quantità di bacche atroci. E niente, ho tirati sto zinco che, vabbè, non è che ci sia molto da fare.
Questa è un anti-shedinja. Penso che la Coppa Palestra possa averne qualcuno. Ci sono sempre più oggetti come nuove gen. Eh sì, però sono anche tanti in early game. Quindi comunque mi aspetto che siano bilanciati, no? No, non sembrerebbe. Proviamo, raga, ma insomma, non è che la veda molto bene io, Ok. Vabbè. Oddio, la mossa al 21. Ma porca, ho due Gyarados. Magari se ci regala gli allenatori può anche andare bene. Ma pensa a te, è riuscito a giocare sincrono. Vabbè, il danno non c'è. Mossa al 21, se è forte forte potrebbe svoltarla. Vediamo. Non è esattamente il forte che intendevo, ma... Che famo? Entriamo e la spammiamo. Vediamo chi è il primo. Dio merda. È tra tutti. Ma pensate. Gyarados! Sciottalo. Cazzo, potevo farlo a Cupressure qua, merda. Dimentico ogni tanto che tirano sta cura gratis. Non ho idea di come abbia fatto a tankarla. Va bene. Luxio, qua provane una. Busa special defense, rock throw. Ok, prende del danno. Mi sa che non posso rischiare troppo, raga. Raga, ma mi mette contro dei capi palestra ingiocabili. Che vi devo dire? È ingiocabile, Giracci mi mette contro. Vabbè, rip. Regirock più Giraci, back to back leggendario. Già non ho cure, non ho mosse. Devo giocare a Cupressure. Che troia. È la settima, è la terza palestra di oggi che c'ha dei Pokémon atroci. Ci sta, destra Ralts. Raga, oggi le palestre vanno un po' così, proprio antipatiche. Peccato perché era carino sto Gyarados. Poi con a Cupressure, ma con un altro speciale più a Cupressure doveva essere una buona idea. È vero che aveva una difesa bassa, quindi era comunque difficile setupparlo. Però minchia, manco a fare così, prova Signal Confusion, ma Crit. Anche Trump Card non sarebbe male. Prova così, magari diventi Ghost Flying. Ghost Steel. Ok. Ma qui... Prova a rifarlo. Ci ho provato. Tra l'altro lui aveva slow start. L'ho intata, dovevo muovermi. Però forse trump card in qualche modo crit. No. Abbiamo provato. Vai. Peccato. Era... Mi stavo quasi affezionando a quel Gyarados. Wikiberry è una cura, centro. Dusk Noir. Preferito, nel dubbio. Fra, questo ha grandi statistiche. Questo è proprio buono. Però, cioè, se non hai delle mosse, vediamo. Abbiamo Barrage. Acquired Mummy. Ok, va bene. Oh, tankalo, ti prego, per qualche ragione assurda. Cioè, se parti con doppia mossa normale, cursata così, non si va da nessuna parte. Probabilmente, ironicamente, Barrage forse lo shottavo. Però tanto lui sarebbe stato più veloce, quindi... non è Udino, è Shroomish. Che bello. Contro Cobalion. Va bene. Non deve essere male come preferito Cobalion, eh. Cobalion è però 580. In realtà non si può giocare. Wow. Boh, non lo so. Rock Climb, va bene. Grazie. Ho provato Rock Climb into Confusion. Unigout. Destra. Celebi, quindi... È un Lucario con più BST. Sì, beh, molte più BST. Minchia, sei riuscito a missare. Va bene. Destra. Combi. Contro Fungus potrebbe quasi farcela. Spoiler, no. Gear Grind. Dai, ma perché continuo a missare a Ma resetto. Destra. Gotita. Vai. No, doppio miss di Gear Grind, Rosego e Resetto.
È giusto così. Provo se appare rollout, ma insomma. Okay. Immaginavo che non sarebbe finita bene. Centro. Electric. Cazzo di Andrew. Ah, questo qua. Esatto, non è male di BST. Prankster. Psycho wannabe, eh? Forse Psybeam Confusion è un out. Considerato che fa slack off. Capace che non abbia mosse per colpirmi, eh? Ok. Bene. Serve come item una pietra tuono, raga. Dai, però, c'è anche un drop di difesa speciale. Drop della difesa speciale, qualcosa, non lo so. Ok. Ok. Drop! Dai! Buono, vaffanculo. Ok. Vado giusto a vedere se... se c'è la pietra dall'infermiera al coso e poi dopo... Red Scarf. No, penso di switcharlo allora. Dragonair. Qual è questo? Il 55 si vuole. Gangshot. Gangshot, Needle Arm. Sarebbe anche bello poter fuggire. Vai. Potrebbe diventare Raikou. Sì, penso di sì. Se volete lo... Però non mi vado a rischiare. Ampharos, Electros, Jolteon, Luxray, Zapdos, Raikou all'1%. Onestamente non mi andrei a giocare il... Spiritomb. Non mi andrei a giocare la Struggle Back. Questo è Entomoblock. Capirai. Non mi andrei a giocare il rischio di beccare una... una pietra con sto Pokémon, insomma. Non è incredibile. Sì, a quanto pare in questo gioco si possono evolvere nella loro evoluzione. Cioè, in questa Kaizo è stata modificata. Almeno sembra dire questo. Poi, non so se sia vero. Oh, cazzo. Ok. Spiritomb era proprio un coglione, eh? Qui Electros non ha Levitate. Sì, beh, sti cazzi, ha... 520 di BST ed è un tipo elettro. Eccoci qua. Danno imbarazzante. Vicrate è una... cos'è? Una 180 Vicrate? Che mi abbia fatto 30% è abbastanza ridicolo. Aerodactyl. Potevo scaudarlo, sono un idiota. Lascia perdere Tangelam. Spiritomb, raga, onesto. Mi è parso ben più di un coglione. Arm Thrust. Beat Up. Ah, Seed Flare. Ma veramente non l'abbiamo preso? Bro, non ha vita. Boh, non lo so, mi pare un coglione, però non è che veda di meglio. E invece non era male. Ora ho sottovalutato Electric. Tra l'altro canonico con Rockhead. C'ha un po' di coverage. Provalo, non è malaccio. Musharna intanto. Ottimo meme. It's not very effective. Oh cazzo, normalize. Però aspetta un attimo. Metti che becchi, metti che ha anche un'abilità che non è normalize. Aspetta un attimo. Aspetta. Che Musharna Psychic non è malvagio, eh? Ah, Musharna non impara mosse, è vero, perché è pietra lunare. No, proviamo Aerodactyl, dai. No, no, no. Anche perché non ha fatto troppo danno con quello Psychic. Noi abbiamo una grande special defense. No, no, andiamo così. Certo, abbiamo delle mosse abbastanza ridicole. Però più o meno coverage la fanno. È sempre il solito discorso. Punti ad impararne altre. Provi a farti carriare. Ma affanculo, Aerodactyl. Ha fatti una sega, Cristo Dio. Vabbè. Fine. Seed Flare è forte, certo, non puoi contare su Seed Flare per tutta la vita, ma...
Wow, questo ha siccità e sparafuoco. Ma meno male che non ha special attack. Burnamim, tanto ormai. Bravo. Pitap funziona come dice Ninja? Mi sembra di no. Mi pare di no. Sono un po' arrugginito lato Kaizo, ma mi sembra che non funzioni. Octam. Nice. Questo Pokémon. Se non missa Octazooka e Seed Flare è buono. È logico che ovviamente se mio nonno aveva tre palle. Discorso è sempre il solito. La speranza è quella che ti prenda delle mosse nel mentre di farti carriare in early game. Del resto voglio dire, non è un Pokémon particolarmente fragile. Può anche permettersi di fare dei miss, secondo me. È equilibrato, non è velocissimo, però... agli attacchi misti, Super Repel, Guard Spec, Dusk Ball, Twisted Spoon. Ma dammi una cura, cazzo! Oh, pazzo. Magma Riser, Pink Scarf e Choice Packs. A posto. Nessuna di queste è una bug, a dimostrazione che... Splash Plate. Vabbè. Sì, Aerodactyl è canonico con Rockhead. Non sarebbe male trovare a sto punto Zuccata, eh? Avrebbe il suo perché, che ne dite? Minchia, si è tankato. Vedi Armthrust? Infatti, va meno difesa fisica. No. Col senno di poi è facile. Puntualmente, chat, dovremmo bruciare la nostra unica cura. E questo è no buono. Per carità, possiamo trovarne un'altra, però ecco, non benissimo. Ho visto sì Waddle. Anche Pansage, va bene. Me la tirerei ora, onestamente. Sfiga. Vabbè. Una 140 mi è dovuta arrivare, eh? Fai Seed Flare qua, tanto lei ha un solo Pokémon, quindi va bene mossa. Mettila subito up. È comunque un Antiche Ninja Toxic e... su un ipotetico tank, va bene. Ancora lui! Miss Rock Polish, quindi è più veloce. Minchia che tank. Oh sì! Oh, oh sì! Oh sì! Gianna sottolineatura Stifler ha rinnovato l'abbonamento per 22 mesi. Bella crapus. Ancora tu ci ha fregato. Seed Flare. Grazie Gian Stifler per il Prime. Madonna, ha fatto l'ICC da tankato, ma Cristo. Vabbè, dai, Aerodactyl, provaci. Fitchberry è una cura? Ok, immagino. Ok. Proviamo a risparmiare l'altra per ora. Vediamo un po' che succede. Sendile. Fai Armthrust qui. Tu mi dirai, perché non Octazooka? C'avevo paura del miss. Ho considerato che Sendile è un coglione e speravo di leggere. Spoiler alert. Non ho letto. Giocati anche l'altra Fiji. 25 HP per l'ultimo allenatore. La Starf Berry è quella che fa danno se... mietti. Ah no, Sharply boosta stats in a pinch. Potrebbe anche ragionare per uscire da qua, tanto... in palestra non è che sia Photosight. No miss. Bravo Aerodactyl. Ok. Wow. Smurfata, raga. Starf Berry ha appena smurfato il videogioco. Starf Berry ha appena smurfato il videogioco. Dopo Defense Order non l'avremmo mai buttato giù. Terzo occhio qua. Va bene, se qua c'è una cura ho delle speranze, altrimenti niente. L'Enigma Berry non è esattamente la cura che volevo. Vigissimo momento. Buono. Pigliataglio. Niente, un'altra... una... Soda Pop! Abbiamo beccato la cura. Allora aspetta che... con un po' di fortuna potrebbe pure andarci bene. HP up. Con un po' di culo potrebbe anche dirci bene, dai. Bacche.
Leads from super effective moves. Giocatela subito questa qua. Senso giocarsela ora piuttosto che quando sei a poca vita. Ok. Giocati Octazuka. Ok, Rock Polish. Fire Thrust qua. Ok, Godo che è un coglione. Easy. Arm Thrust. Bene, crit. Benissimo, benissimo, benissimo. Dai. Hai un Iron? Non penso. O me lo son perso? Vediamo. Sì, ho un Iron. Sì, sì, dallo. Tutta la vita. Super Edgar Spec, Twist Swim, ma sì, no, nient'altro di rilevante. Il Die Grit su Arm Thrust potrebbe essere una mezza idea. Ok, fai Seed Fair qua. Ok, beh, siamo full vita. Quindi magari ci dice anche Ok, drop della precisione. Qua userà una cura. Neanche provare a tossinizzarlo qui. Tirato mist, magari non vede tanti danni. Wow, non ha curato. Ok. Dai rit. Purtroppo l'enigma è inutile. Oh, qua lui dovrebbe curare. Ok, merda, non dovevo crittare. Ho un po' gridato. Però del resto non dovevo crittare. Ok, ho capito. Pagliaccio! Non è morto. Devo vincere un altro spettacolo. Morto. Frate, imposter. Cioè, adesso ho beccato anche il capo palestra con imposter. Cioè, boh, va bene. Ok. Cos'è la quinta palestra di oggi? Palestra con imposter. Ok. Bene. Eccomi qua, vostro onore. Sono proprio io. 2,50% persi. È anche vero che lui ha missato il primo, quindi dovrei piangere di meno, però. Intanto out contro Celebi, si direbbe. Vai, bravo Blizzard. Celebi Truant, capirai. Cos'è assist? Proprio lui, Kevin De Bruyne. Livello 10 per Blizzard, sto contento. Vai. Sì, imposter è un bel run killer. Interessante. In questo caso ho giocato, era un 50-50 di perderla fondamentalmente. Ne abbiamo persi due, lui ha perso un 85. La fine ci sta, voglio dire. Oh, cazzo, cazzo, figa, mostro, assassino. Ok, via, fuga. Serie della quinta. Sì, hanno aggiustato quella cosa di tuono. I misteriosi in questa gen hanno molta più XP, l'avevo notato anch'io nelle mie run sulla quinta gen. Adesso i misteriosi danno l'XP di un leggendario, non è più scam come prima. Sì, 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 ve lo confermo. Ah, meccanica Ferrothorn. Blizzard. Questa robot c'ha la special defense del mio pisello. Eccola qua, la special defense del mio pisello, ragazzi. Spero che ve la siate goduta. Calcio, un centro. Riolu contro Farfetch. Dai, magari poi si evolve, che ne sai. Oh, ritorno. Gioca Titerdance. Ok. Vabbè, fra. Metagross non è bannato. No, non è bannato. Se ce l'hai come preferito lo puoi tenere. Vabbè. Pimpaberry a lei. Centro. No, sinistra, scherzavo. Cresselia, niente. Allora, Camerupt. È meglio Camerupt. Che magari ha... Bel Pokémon. Allora, se lui adesso mi mette a dormire, ci facciamo due risate. Avalanche non è male qua. Prova, magari cambia mossa qualcosa. Unlucky. Freshwater. Siamo contro Sendai e siamo Golett. Alla fine il destino ci ha riportato da te, Golett. A niente che potessimo fare. Spamo... Ah no, beh, Circle Throw, dai. Perfetto, sta buona. Più veloce di noi.
al bar. Vai, anche oggi road to 100 try senza ottenere una bega di niente. Centro, Buffalant. Buffalant può essere un buon Pokémon. Questo nello specifico non saprei. Vabbè, che cazzo mi curo? Me first. Credo di sì, Gabri. Credo che sia giocabile anche sui dispositivi iPad. Non so, sicuramente da mobile. Non so da iPad, ma penso di sì. Comunque, Poli è il creatore, quindi chiedilo a lui nel caso. Ma mi sembra proprio di sì. Ah, cazzo, è lento però. Crit. Oh, pozza into miss. Impossibile missare Dragon Rush, ragazzi. È una 70 di precisione. Se le provo a tirare 4 io di fila ne misso 3. Vai. Pozione, centro. Kingler contro Weavile. Coughing. Allora, proviamo così. Va bene. Focus Energy. Oddio, porco. C'è Grass Whistle più... E dormo 38 turni. Ma che ti devo dire io, fratello? Bro, ma quanti turni dorme? Le ho provate tutte. Sinistra. Zoroark. Oh, che bello. Contro Buffalant. Niente. Montato al contrario e lento. Ma questo era il mio destino, ragazzi. Ci sta. Ista poi. Ista avvelenato. Giusto. Ma non lo so. Double Edge. Che cazzo devo fare? Fa anche pochi danni. Cioè, se non avessi avvelenato Blind. Ok. Tira la cura, ma voglio dire, ho 31 HP. Non andiamo da nessuna parte. Più lui fa bulldoze e fa un danno atroce. Vabbè, ci siamo morti. Oh, figa, ragazzi. Mamma mia. Centro. Line 1. Controtempo. Line 1. Bello. Con imposta. Manco quando è bello line 1 riesce ad essere bello. Vabbè. Forse giocare di Lire è l'unica out che vedo. Non che lui. Prova a insistere. Ah, ma ho finito le mosse di danno, raga, ci penso. Esatto. Giustamente trasformato in imposter in questa gene, in meno PP, di conseguenza muori. Ma questo è logico. X-Attack, sinistra. Alomola contro l'Iron. Alomola potenzialmente non è male. Vabbè, se l'Iron non mi one shot con superpower lo killo, eh? Boh, Alomola, vergognati, ma che cosa devo dirti? Cioè, vergognati, l'unica cosa che posso dire è vergognati, rifletti sui tuoi errori. Sinistra. Rock'n'Roll contro Geodude. Derby. Iron Head comunque, va bene. Ho miscliccato, ma in realtà era una play assurda perché così ho aumentato la difesa. Easy. La mente del pro player. Nessuno lo può fermare. Cos'è questa? Hyper Beam. Grande mossa. Vai. Cioè, scouta già qua, voglio dire. Abbiamo 11 di speed. Appena troppo. Perfetto, questo lo prendiamo, lo blindiamo, eh. È entrato anche se è uscito. Dai, paradossi curiosi. No, so. Avesse avuto un goccino in più di velocità. Così sembra abbastanza un pagliaccio, eh. Ok, siamo più veloci.
Usiamolo per testare le speed. Ah, guarda, avessi delle mosse migliori. Però, onesto, Icy Wind e Crash Grip non giustificano quella speed. Vero che con Icy Wind tu dici... magari riesce a fare speed control. Sì, però... cioè, guardate che se ha 15 di speed all'8 vuol dire che al 20 ha 30 probabilmente, 31. Proprio lento lento questo. Possiamo pensare. Se proprio proprio non c'è di meglio possiamo provarlo. A me sti Pokémon qua, onesto, non fanno impazzire. Buonasera Crepo, ho visto il video su YouTube. Grimer, vaffanculo. Ho visto il video su YouTube e le storie, sono arrivato a metà e devo dire che mi ha emozionato un po' la tua crescita sul tubo, seguendoti ormai da un annetto e divorandomi un po' di tuoi video. Perciò un saluto e un abbraccio da un fan che sta sempre nelle retrovie. Grazie mille Pipino, il sub. Fa molto 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 piacere. Anche a me ha creato quel bel effetto realizzare quel video. Sono contento che abbia riscosso successo. Cioè, nel senso, non in termini di views, è andato bene, ma non in maniera eclatante. Però sono contento che sia proprio piaciuto quello, esattamente quello che dici tu, cioè il percorso, che sia stato un po' nostalgico per alcuni e una scoperta interessante per altri. Ho visto Kingler. Darmanitan, abbiamo detto che è troppo lento. Slagot, non è il suo momento. Mandibuzz. Ok, è più veloce. Non ha una brutta difesa speciale. A livello di mosse mi sembra che... mamma mia. Mamma mia, mi voglio ficcare una lama in gola e poi tirarla fuori e uscendone in column. Ma comunque con il brivido. Santo Dio. Bro, solo un Pokémon cerco. Granchiomon, grazie. Veloce, veloce. Attacco fisico mi sembra un po' un pacco. Però. Forse neanche troppo. Sarà 18, 19, 20 forse. Ci ho voluto credere, vi dico la verità. In effetti Bone Rush è una 25. Insomma, non proprio ciò che vorresti dal tuo Pokémon. No, in stagione non esiste Cresci Pugno. Arriva dalla sesta, raga. Non proprio. Non c'è niente qua, vero? Mancava lui. Beh, Sprout. Pare che qua abbiamo preso Empoleon, quindi l'unico percorso in cui possiamo catturare qualcosa è qui a sinistra, ma... è un incubo sto posto. Fatemi Reshiram, Grimer, Graveler, Orsi, ne mancherà uno, no? Sta per venire un Ictus. Forretress. E Ictus sia. Campane per noi. Vediamo se è il momento di glitchare. No. Non è così inguardabile. Big Packs cos'era? Petting fuori? Prevents defense loss. Vabbè. Alla fine voglio dire U-turn stab. Tutto sommato poteva andare peggio, no? No, ma ti prego, dai, veramente avevi... sì, ci dà più mossa fuoco su Forretress, turno 1. Vai. Non c'è verso. Destra. Dynamo, bene. Siamo contro Bestprout, vabbè, ho Acrobatics. Pigia quel tasto.
posto. Power Whip, Stab, 120. Ciao. Bene. Sinistra, Ludicolo contro Scraggy. Soundproof. Peccato che impari letteralmente zero mossa questo Pokémon. Cioè, io tra Thunder e Zapcannon non so veramente. Non so veramente cosa possa essere peggio. Vai, va bene. Bravo, Ludicolo. Se imparassi delle mosse saresti anche giocabile. Ma niente, non c'è proprio verso. Sei un coglione Ita questo. Bel danno. Sono più veloce però, eh. Siamo più veloci con questo Ludicolo qua, raga, è un problema. Eevee, fai vedere se c'è una pietra. Il cazzo, Roastberry. Hai 9 di special defense. Hai Sponge, tra l'altro, è speciale, quindi effettivamente sì, è un'ottima osservazione da fare. Energy Ball. Vabbè. Interessante, ma è ancora troppo, sono troppo lenti. Oh, Slowbro è buono. Il problema è che è lento. Questo Protect. Fai una mossa diversa da Protect. Ti scongiuro Hyper Fang. Ok, più veloce, più veloce. Questo ha pochissimo attacco fisico, ti direi. Puoi fare una mossa. Rock Climb. Perfetto. Crash Close, qua è un normalone wannabe. Ma mi sembra che ci sia solo merda. È 100% sicuro che un Pokémon più veloce di te alla prima botta non scappi mai? Che se un Pokémon più veloce di te... No, non è garantito. Non è garantito, assolutamente no. Oh, se sei più veloce dell'avversario scappi garantito. Questo sì, Grass Pledge. Se sei più veloce scappi garantito. Se sei più lento dipende quando sei più lento. E alla fine della fiera si tratta di un'equazione che onestamente non conosco. Mamma mia, Crobat, che mosse. Non c'è un cazzo. Crabhammer è la sua offensiva. Veloce è veloce, raga, però. Orco 2. Cioè, veramente il marcio del il marciume del marciume dell'età, eh? Questo è più veloce, ma Recycle. Scold. Vabbè, è come se avessi tirato una 20. Scold è una gran mossa. Oh, non lo so, senti. Immaginavo avesse poco special attack, sincero, non così poco. Ma tanto voglio dire, c'è, cioè, questa ROM qua puzza di disgusto. Questo era lento. Io proverei a fare Slowbro, che non sembrava male. E poi magari Crobat, anche se è solo Crabhammer, almeno sappiamo che è veloce. Lo proviamo magari Scully e becchi una mossa, capito? No, ma perché Eevee si prega, raga? Non abbiamo le pietre. Avessimo una pietra, si farebbe istantaneamente. Visto e considerato come sta andando. Vediamo, magari Slowbro, sai, era al limite, natura favorevole. Comunque 17, l'attacco speciale era buono, l'attacco fisico era buono. Invece adesso se lo prendiamo, vediamo che a 10 prendiamo Crobat. 15, vedi, per l'appunto. Boh, però anche qui hai solo Ice Punch. Peraltro l'hai beccato con la natura sfasata.
No, Ivy non ha evo di amicizia, sono modificate in pietre lei e le evoluzioni. Vi provo Crobat, raga. Toccia pure intimide, se proprio vogliamo. Almeno so che è veloce. Vediamo un po' che succede. Vai. Va bene, dai, esatto. Oh, le ho provate tutte, raga. Cioè. Ma poi dopo 52 di HP, sta roba qua non era roba. L'unico semi buono era davvero Slowbro, ma. Cioè, proprio semi, eh. Solrock, Samurott, Giratina. Solrock contro Samurott o Samurott contro Giratina? Paradossalmente potrebbe convenire Solrock contro Samurott. Però Samurott d'altra parte, più probabile che se esce sia forte. In più abbiamo una rare candy. Prova Samurott, dai. Contro Giratina, raga, non so che dirvi. Beh, oddio, è lab. Possiamo giocare Lich City in realtà. Magari lui missa, sai, Inferno una 50 di precisione. Faccio per dire, eh? Senti, o Pozzo. Pozzo. Missa, porca di quella madonna, missala. Io sarei proprio curioso di vedere se lo facessi io. Oh, ha missato Godon. Dai che magari non ha altre mosse. Ok. Siamo out. Diamo la mossa. Bravo. Oh sì. Ok. Oh sì. Baldre sottolineatura 28 ha rinnovato l'abbonamento. Oh, Weak Armor è da manicomio, eh. Però abbiamo tanta difesa fisica. Potrebbe anche non essere fondamentale. Abbiamo Secret Power che è buona, Magnitude che è buona, Aeroblast è un anti-shedinja. Grazie Baldra per il decimo mese. Special Defense dei pacchi, però boh. Magnitude è cursata. Comunque Secret Power, raga, è forte. Io lo proverei, onestamente. Comunque 5,28 di BST, eh. E se Magnitude entra è buona. Dai, veramente. Io uno sfigato come me non si è mai visto sulla faccia della terra, comunque. Impara tante mosse in early perché è uno starter. Beh, conviene Aeroblast dopo il drop, allora. Ok, shottalo. Nice. Oh, Manite. Vai di Magnitude, pescalo 10. Grazie. Oh, qua ve l'ho detto, Weak Armor è un po' un incubo. Però, sai, abbiamo una difesa talmente alta che... magari fa da contraltare, no? Shift. Ah, no, qua fai Secret. Ok, chill. Giù, mossa. Questa giocarla vuol dire avere i coglioni. Però con sta special defense. Forse su Endeavor, che è proprio cancerogena. Vediamo, di base sarei per toglierla appena possibile. Perché è oggettivamente insetappabile sto Pokémon. Però. Oh, cazzo. Quando è così è un problema. Vabbè. Bene. Lo sappiamo tutti che moriremo per Weak Armor, eh? È già ovvio. Incubo non è bannata. Sì, Nico, Incubo è bannata. Grazie. Hai ragione. Abbiamo sbagliato. Una cura per sbaglio. Grazie. Weak Armor, ogni volta che vieni colpito abbassa la difesa e aumenta la velocità. E logicamente con un Pokémon che ha 43 di speed non è molto utile. In generale non è molto utile perché non vuoi mai affidarti una giocata del genere. Ma questo è un altro discorso. Dai, proviamo sto dungeon. Pippini abbiamo, di certo i pippini non sono un problema.
È una caramella, è impossibile guardare la live. L'ho tirata a turno 1. Va bien. Ok. Comunque, come vedete, un singolo drop della difesa non ci crea minimamente problema. Poi, quando iniziano ad essere un po' di più, ci ragioniamo. Non mi sa, bene, ottimo. Prossima cosa cos'è? Al 18, ok. Vai. Armaldo traccia, quindi prende weak armor. Ok, questo è un dettaglio interessante. No, perché muore subito, godo. Ancora tu a morire per sempre. Lava cookie, va bene. Non lo butti, considerato quanti status si prendono qua dentro. Posso anche starci. No, Secret conviene sempre su Aeroblast, raga. Anche perché può parlare facilmente. Ok, giù, mossa. Insomma, frate. Ma che danno è? Avevo 66 di difesa fisica. Forse l'ho droppato? Cioè sta, aveva molto attacco fisico il bro. Vabbè. Andato. Ero meno 1, sì, infatti. E poi il tracker non me l'ha più segnato, avevo la sensazione di essere meno 1. Detto questo, avevo una buona difesa fisica. Lui evidentemente aveva un grande attacco per shottarmi. Destra, Snorlax. Oh, quanti ne abbiamo beccati oggi, mica, contro Swampert. Ma guarda questo. Molto bene. No, voi non avete visto niente, chat. Voi non avete visto niente. Sinistra. Marshtomp. Certo, io Marshtomp mi merito. Catroia, che animale. Cioè, per essere quella roba lì è buono. Flinch. Pozza. È un flinch, forse si vince. Che è mezzo interessante sto Pokémon addirittura. Rabuta Berry. Andiamo a provare? Magari becca delle mosse. Oh sì, anche solo per farci due risate. Le risate che ci fa... Ecco. Wow. Wow. Fra boh. Nel senso. Ma proprio se finché non mi ha paralizzato ci credevo. Finché non mi ha paralizzato ci mezzo credevo. Poteva succedere. No, Reshiram no. Swampert. Chissà se questo qua avrà anche lui Tail Glow. Compenso a Drill Run, Natural Gift e Bite. Questo è un bel Pokémon. Siamo contro Reshiram però. Ah no, bella, siamo contro Vespiquen. Peggio ancora, probabilmente. Ok, miss. Captivate cos'era? Droppo lo special attack se è del genere opposto. C'era modo di uscirne. Era un bello Swampert. Ovviamente contro il Pokémon contro cui la mia mossa migliore non fa niente. Destra. Axiom. Vabbè. Di mosse potrebbe anche smurfarla se gli va bene. Spoiler, gli è andata male. Bene. Oh santo cielo, vi ricordo che con Amazon Prime è sempre gratuita. Ormai quello mi rimane. Centro, Kyogre, Scorupi, Pucino. Scorupi contro Pucino, che devi giocare? Di certo non vai contro Kyogre. Ci abbiamo anche delle mosse umane contro Pucina. Va bene. Prova a slash a sto punto. E ora Brick Break. No crit. Ok.
Scorupi è out, ma non penso che sopravvivrà alla terribile erba alta. Per l'appunto. Goldin livello 8. Dammi un Pokémon con delle BST, ti prego. Ho bisogno di un Pokémon che abbia delle BST. Cioè, mi... lo catturo blind, perché tanto... cioè, provare anche solo vagamente... ecco. Provare anche solo vagamente a scoutare con questo Pokémon è una follia. Ornalice è bannata. Teeter Dance è bannata se sei una persona intelligente. Vai, catturata. Vabbè. Cursed Mon. Questo è annichilimento dell'uomo. Va bene. Espeon. Vediamo cosa fa. Attract. Drill Run. E il danno è discreto per essere a livello 3. Qua, se avessi delle grandi mosse sarebbe anche giocabile sta roba, per carità, capiamoci. Horn Drill. Benissimo, scouterò mai più questo Pokémon. No, Covagrius, grazie mille. Gentilissimo, finché sei a livello 8 tu dimenticati di essere scoutato. Veramente gentile, Covagrius. Ma Covagrius, ragazzi, ma poi l'ho conosciuto, ma una persona veramente squisita, però magari... tu sei sempre blindato, perché la speranza è l'ultima a morire. La speranza che tu mi vinca una run è sempre l'ultima a morire. Il danno non è nemmeno terribile. Sì. Sette di difesa. Cioè, capisci bene che con 7 di difesa... c'è un piccolo problema tecnico-tattico. La voglia di provare le Levoran con Caterpie è potente. Oh, giochiamo la run con Meganium. Giusto perché è il mio starter preferito. Magari non cresce male. Cheat quello che... ti dicono prima di perdere la run. Magnet Bomb. Ancient, magari boost qualcosa. Perfetto. Crit, che culo. Swagger. Sì. Pronti? Easy. Cos'è? Poison Tail. Vabbè, una coverage. Pishaching il culo. Togli Flutter. Citi gli erba così. Dai che hai shotti tutti. Ma non credo, raga. Ho proprio il dubbio che possa shottare tutti. Diciamo che ci prova. Diciamo che ci mette del suo. Diciamo che dà tutto per la maglia questo Pokémon. Ecco, mettiamola così. Forse il fatto che abbia fatto più 0 in 4 livelli non è un bel segnale, eh. Forse non è un bel segnale, mi verrebbe da supporre che non sia un bel segnale, ma... a sto punto tiriamo dritti e facciamoci due risate. Ok? Compensa se non altro con tanti HP, se volete vederla così. Ancient. Into Magnet. Into Muori, ti prego, per favore, grazie. Livello 15, regà, stappiamo lo spumante appena si arriva a 10 di difesa. Mamma mia. Come giocare solo con Luca al fantacalcio. Sì. Max Revive è un po' quella cosa lì. Vediamo, secondo voi a quale allenatore muore? Magnet. Abra morto, si gode. Questo potrebbe essere interessante. Morto, si gode.
Morto, easy. Prossima mossa è al 18. Bene. Bull cap momento. Che pure manco con bull cap è giocabile questa roba. Ti parlano qua dentro, è letteralmente finita. No, lava cookie, noi eravamo più veloci. E va bene. Anche qui, ma che devi fare? Centro, Salamence, il che significa... Vai, sei Caterpie contro Salamence. Io ci credo, normalize, io ci credo. Io ci credo, bro. Doom Desire ed è fatta. Tankata, eh? Nightshade, ma pensa a te, Salamence, vi vergognati. Vai. Questa l'ho buttata, Clefairy contro Caterpie era ottimo, ma... Destra, Slaking. Krogorok, Blizzle. Fai Blizzle contro Krogorok. Oh, Hydro Pump. Minchia che set. No, Leaf Blade è meglio, one. Bravo, Blizzle. Ma aspettavo neanche, onestamente. Cos'è Drill Run? Minchia. Quasi da provare Levo Run. Oh sì! Oh sì! Oh sì! Grazie Carvagna per il Prime. Big subato al canale. Vai, la regalo anche questa ai fotografi. Quasi da evorannare questa. Cielo, non fa più quella mossa bruttissima, antipatica. Lo shot. Ormai si gioca a sentimento qua. Blizzle out dalla palestra. Sinistra. Snubbull contro Lugia. Perfetto. Mi scliccato. Ho preso Raikou. Porca troia che Pokémon. Vai. Via. Grazie mille comunque per il Prime. Ricordo che soprattutto se siete al primo mese, magari non lo sapete, ma c'è il gruppo Discord. Se volete entrare, sium. Gruppo Discord. Sium. Fusion. Quanto ha di base stats? 400? Meno. Molto meno. Sensibilmente di meno. Ok, questa è una situazione interessante. Questo lo è molto meno. Ma fai che qua è probabile che faccia Roost. Proviamo a ingabbiarlo un attimo. Qua lui andrà di Kill, quindi Pozza. Qua lui andrà di Roost, logicamente. Ma adesso magari gli rompiamo un po' i coglioni. Esatto! È giù! Bravo, Dujon, complimenti. Ci sei riuscito, nessuno credeva in te. Ruggito della tempistica. No. Direi che questo è un colgione, Mon, eh? Questo è un pagliaccio, Mon. Andiamo di switcharlo il prima possibile. Dusclops è un'idea. Inguish lo è molto meno. Ail lo è molto meno. Già passata la voglia, Dusclops, considera. Ok. Vai. Oh Gesù Cristo, cosa è successo in chat? Vabbè, no, niente. Sto 850 messaggi eliminati. Ho detto, oh no. È finito il mondo. Jumpluff. Ecco, Jumpluff sarebbe un po'. Ah. Va bene. Ci sta. Grazie. Destra. Articuno, Arceus. Venus, ora eccolo qua il Buggatomon. Temo che ci siano dei problemi con Venus Aur in questo gioco. Temo proprio che... Come la sensazione... Ho come la sensazione che Venusaur sia buggato. Bene, questo lab era ingestibile. Due Pokémon bannati e un Pokémon buggato. Eccellente. Sinistra. Armaldo, ancora tu! Oh sì! Il primo ancora. Oh sì! Oh sì! Matteo, sottolineatura 2206, ha rinnovato l'abbonamento per 25 mesi.
Grazie mille, Matteo, per il 25esimo mese. Ti regalo questo ancora tu. Che però è un po' claudicante. Scoppiato nel culo proprio. Smokescreen. Bug bite. Oh, ce la facciamo a beccare un out? Centro. Starly. Spoiler, no, non ce la facciamo. Oh, Musewind. Contro di sono Zellstrike? Ma sì, facile. Guarda, oh sì! Oh sì! Oh sì! Vincenzino, Panevino, fa la samba col Primino. E con noi per sei mesi. Per studiare un po', ti prego. Regalami la forza di spegnere sta live per studiare un po', ti prego. E considera che la Kaizoer è un formato di merda. Stasera c'è il Pokewood. Studia adesso per vedere il Pokewood stasera. Ho vinto. Il gioco della vita. Grande uomo sollevatore di pesi. Imbattibile il prossimo avversario che abbiamo. Oh, te la gioco così, guarda. Vai, prossimo. Ok. Destram. Shelmet. Bene. Oh, è proprio assurdo. Cioè, ha solo mosse normali. Incredibalung. Captivate. Acrobatics a posto. False swipe. Ok. Ho sperato che si buggasse per un po' più di tempo. Queste sono le call. Sinistra. Virizion. Shinx. Che set. Oh, questo si evolve al 15. Che lo butti. Allora, top. Ah, merda. Che faccio? Mi gioco il roll? Non è che ho molte out, eh. Lui è più veloce di me, sì. Probabilmente l'unica out che ho è sperare che lui abbia poca difesa speciale, Aura Sphere into Aqua Jet into Mineral suo Omis. Ok. Easy. Easy. Ok. Proviamoci. Per quello che valgono le Voran al 15 con queste mosse qua, potremmo pure sfangarla. Ci dice culo... Dai, fai memento. Abbiamo one-shotato dei shard. Beh, raga, cioè, io penso che qualsiasi Pokémon avessimo trastato contro Rayquaza ci fossero veramente poche speranze. Sinistra, Zekrom contro Staraptor, che bellezza. Fai Sing into Foul Play. Ok. Foul Play. Top. Fai Recover perché ci sei. Sinistra. Swallow. Guarda che set che ha questo. Crapo, se ti regalo 50 subs, stasera faresti Kaizu al posto del Pokémon? No. Ti regalo lo stesso, però. Magari impazzisco. Lucario. Otto di spide. Sono contro un tipo volante. Non ho mosse per colpire il bro. Reflettivo. User becomes the same type as the target. Dio merdos. Me first. È precedenza. User must be faster. Sicuramente funzionerà. Riflettipo, sono un matto.
E parla. Non lo so, c'è un senso. Vai, andato. Vai. Sinistra. Grumble. Perché sto aspettando? Bullo rosa. Non è brutto. Ed è morto. Perché porco Dio, questo c'ha la mossa di lotta più forte del gioco, cazzo. Non era male sto Pokémon, Dio merda. Oh, che palle, centro. Ariados, certo, ci credo. Ariados uscirà probabilmente. Hai jump kick. Ho provato a shottarlo. Vabbè. Centro, Shinx, ancora. Vai. Sto molto peggio di quello di prima. Non penso che abbia delle chance contro Goldin se non se tappare Nasty Plot. Vedere che succede. Ok. Sai che è successo? Iron Barbs. Di morto di Iron Barbs. Vabbè. Una mezza idea. Sinistra. Mamoswine. Dai, Mamoswine, forza! Cioè, boh. Boh. Ehi, va bene. Cioè, non posso fare niente. Niente, niente posso fare. Centro. Lifeon. Altaria Golem. Dai che gli affamo, forza. 26 di difesa fisica è l'unica mossa che ho. No, anche Night Days, dai. Coil? Ma Coil è attacco, vero? No, allora è inutile. Vediamo che succede, mamma. Night Days poteva far flinciare. No, è la drop della precisione. 40% peraltro. Nel senso. Perché no? Vai, vediamo se ho fatto la play. Se non funziona mai con me. Oh, porco due, Lab Simulator, Scizor, Flashfire. È il momento. Scizor, Mold Break, Extra Sensory. Ah, è già visto una roba del genere comunque. Pinchia contro Balto. Beh, ho strizzato. Vedi Double Slap, magari è davvero poca difesa fisica. Che ha missato. Fai ancora Ring Out. Forse Extra Sense. Forse Double Slap 5 hit. Out. Vedere come sale. Non benissimo. Erbilancino. Questo lo provo, dai. È andato da solo. è andato da solo. Ma assicura che ha completamente camminato da solo il personaggio. Vabbè, voleva essere giocato Shizor. Va bene, dai. Proviamo. Cos'è? Tickle. Vabbè, sicuramente meglio di il Pulse, che è letteralmente bannata. Ma alla fine voglio dire 20 qua. Sì, dai, è giocabile sta roba. Con qualche mossa speciale. Anche fisica in realtà. Ring out. Ring out. Ok, potevo non fare un ring out ora che ci penso. Qualcuno mi va a fare un check e mi dice quanta potenza ha ring out a full HP? Mi sembra 120. Però non ricordo. Sicuramente è più di 100. Qualcuno mi va a fare un check?
Giusto per essere proprio sicuro sicuro. Ma qua extrasensori. Extrasensori che magari flinch anche. Zap cannon mi sgodo. 121, Crap, hai sbagliato. Swallow. No, fresco tickle probabilmente. Oddio. Ah no, questo non è stockpile. No, allora sì, via. Tra 1 e 121, ok, era 121. Allora ricordavo quasi bene. Va bene, perché voglio dire, tirare una 120 blind non è male. Considerato che poi dopo, come backup avresti extra sensor, servirebbe una coverage, poi questo... No! Non ci posso credere, ragazzi. Ah, ma non ho cure. Bene, ho visto abbastanza, gente. Ciao, Kaizo. È stato un piacere. Per oggi io ho visto abbastanza. Grazie a tutti. E oggi nemmeno una run, ma niente. Abbiamo sfigato come poche cose al mondo. Ci vediamo questa sera con una parte del post-game di Pokémon Nero 2, che è propedeutico, logicamente, per il Pokéwood. Chi vogliamo raidare? Ho addocchiato immediatamente Pardini, quindi raid Francesco Pardini VGC, che credo stia castando, se non ho visto male, un torneo regionale, quindi insomma tanta roba. Vi lascio al buon Pardo, mi raccomando, supportatelo. Noi ci vediamo alle 21. Sì, Spiritomb mi ha creditato 3 volte di fila. A sua discolpa avevo usato Focus Energy. Stavo provando a pipistollarlo, però ero convinto di avere ancora la cura. Però in effetti me l'ero giocata. Madonna, guarda che capelli, imbarazzante. Dovrò andarli a sistemare. Ciao raga, vi lascio al buon Pardo. Ci vediamo noi questa sera con Nero 2. Dobbiamo andare ad affrontare N. Adesso Mikbad, vado ad ascoltare l'audio. Dobbiamo andare ad affrontare N e poi andare a catturare Zekrom e magari andare a prendere la Master Ball per catturarlo, ma lì vediamo un attimino e poi magari fare un film. Ciao raga, buonanotte. Cioè buonanotte.